finalmente, guarda, questo appuntamento è una vita che ho aspetto, mi ha chiamato, mi ha fatto piacere. Mi ha fatto piacere veramente che ci incontriamo in questo bar. Senti, te lo giro, lo zucchero, ci penso io, guarda, sono galante questa sera. Ci provo. Sarà da 2 anni fa, sì, era meglio. Senti, ti posso fare una domanda? So questa cosa dell'osi, questo organismo che avete creato, mi puoi spiegare quanti siete, come è formato, cosa si tratta? L'OSI è nato dalla voglia di alcune persone di partecipazione e ha come obiettivo quello di trovare le strade per raggiungere un obiettivo che deve essere comune e che deve essere raggiunto nel 2020. Sono partiti in 2, poi sono diventati 4, poi 8, poi 10, adesso siamo 20 e vogliamo essere sempre più. Beh, bellissimo. Poi tra l'altro sono tutti giovani. Tutti giovani per adesso, però c'è il posto per tutti, la democrazia è di tutti, la partecipazione. E invece voi della Padova come... Noi, diciamo, siamo nati perché siamo un branco dei matti. No, a parte questo, dopo tante discussioni che si incontra al bar, in barberia, così abbiamo detto che vogliamo fare, c'è questa elezione a Sant'Elpidio a Mare, vogliamo candidarci? Ci siamo guardati, don Malandiamo, abbiamo detto vogliamo fare cittadini normali, chiacchiera da bar, e non era il caso. Abbiamo detto vogliamo provare a diventare dei cittadini impegnati, un ruolo che però andando avanti adesso incontrando voi sinceramente c'ho un desiderio. Immagina tu, visto che queste elezioni sono 7 candidati sindaci, 7, che è una roba bellissima perché è di partecipazione democratica, poi alla fine un cavallo rimane, il re, tutti gli altri se ne andranno, per lui si è ben anche per questo. E mi piacerebbe, non so se tu questo progetto, un sogno, se ce l'hai anche tu, riuscire ad andare al teatro di Sant'Elpidio, poter portare tutti i 7 candidati sindaci, non so, con un bel pubblico così, che ti magari sarebbe la democrazia in atto. Per esempio tu come diresti il primo, come lo vuoi, che ne so, come lo annunceresti? Ma facile, dai, 51 anni, ragioniere, candidato sindaco sostenuto dal partito Sinistra, Ecologia e Libertà. Riccardo Platano! Il secondo ha 37 anni, è praticante avvocato e candidato sindaco sostenuto dal partito di TV. Marco Mariani. Aurora 7 stelle. Beh, stiamo sognando, qualcuno vede dei sogni qua rispondono. Beh, il terzo come ipotesi, come lo definiresti? Il terzo ha 63 anni, è un ingegnere, è candidato sindaco sostenuto dal partito PDL e da democratici. Stiamo sognando. Vabbè, tranquilla. Non c'è niente, poi ce lo diranno se per caso sto sogno un giorno si avverasse. Comunque dovrebbe essere Alberto Valentini. Altri, andiamo avanti, proviamo. Oh, ma sto sogno sarebbe bellissimo, straordinario, riusci a beccarli veramente. Tutti, magari. Allora, poi c'è 35 anni, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica Partecipazione Democratica. Ma no, mi sembra che nelle liste ce n'erano altro che 40 anni. 40 anni? Mi sembra. Sì, perché mi ricordo che se tu adesso hai annunciato a secondo come le liste elettorali l'hanno estratti, mi sembra che uno dei 40 anni dovrebbe essere. Sì, 40 anni, geometra, candidato sindaco sostenuto dal partito PD. Paride Zallocco. Poi forse arriva quello che dici tu, com'è? 35 anni, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica Partecipazione Democratica. Alessio Terrenzi.
E poi continuiamo, ci sono ancora, porca, sono 7 aramidi. E poi c'è un ingegnere candidato sindaco sostenuto da Movimento 5 Stelle, Roberto Sabatini. Forse c'è l'ultimo. Certo, ci dobbiamo fare sta cosa, è una benata, era una sudata veramente. Adesso che andate il caffè. L'ultimo ha 37 anni, è un imprenditore, è candidato sindaco, sostenuto dalla lista civica Alleanza Comunale e Forza Giovani. Rossano Orsini. Certo che sarebbe un bel sogno, immagina tu, che ne so, pure il pubblico pieno. Oh, ma c'è il pubblico? No, scusate, stiamo sognando, fatemi un po' sentire. Mi senti? Non vi sento! Buonasera. Ma c'è qualcuno veramente dietro? Allora, vediamo un attimo, vediamo. Piacere? No, è un'illusione, qui non c'è nessuno, era un sogno. Proviamo a vedere qua se c'è. Benvenuto, buonasera. Ah, c'è, il tuo c'è? C'è. Buonasera. Piacere, buonasera. Oh. Sono veri veramente. Sono veri, oh, l'abbiamo toccati. Sono loro 7. Uno però c'è qualcosa, no, ma non sono riuscito a pigliare la mano. Signore e signori, per voi, per la Barbara, Bruno Cozzi e per l'Osi Silvia Miandro, vi auguro buona partecipazione. E ora chiamerei subito, che andiamo avanti col programma, Valentina, che ci spiegherà il regolamento. Noi siamo due gruppi, molta democrazia, e ne siamo anche in tanti a presentare, anche perché la voce, se no. Buonasera a tutti, sono Valentina Macchilà, membro dell'OSI, Organismo Sociale per l'Innovazione. Insieme al gruppo Fabra Movimento abbiamo organizzato questo incontro fra la cittadinanza e la delegati sindaci per capire meglio cosa i nostri futuri amministratori possono offrire per far rinascere la nostra città Sante Pio a Mare. La serata si svolgerà in questa maniera. Ogni candidato sindaco risponderà a 7 domande relative ad argomenti di interesse collettivo. Ogni candidato avrà, per la prima domanda, a disposizione un tempo limitato di 4 minuti per fornire la sua risposta. 30 secondi prima del termine dello stesso ci sarà un suono per ricordare che il tempo sta scadendo. Le seconde domande saranno di 2 minuti e 30 ogni risposta. Ovviamente 30 secondi prima avrete un suono che vi indicherà che avete 30 secondi di tempo per il termine delle domande. Ad ogni domanda ci potete chiedere, comunque passeremo sempre come verrete sorteggiati, un minuto per le repliche. Se volete beccare, come si dice, la parola la becca, quindi tra di voi potete, oppure potete utilizzare questo tempo anche per continuare a dire altre cose, lo potete fare. Ovviamente verranno sorteggiati in maniera il primo e poi si girerà sempre in senso orario. Viene eliminato quello, la seconda volta si va a sempre procedere per un sorteggio per la correttezza. Prego Valentina, vai, ti sei, stai tranquilla? No, perché se la finita la voce metto gru, continua. Vai! La risposta quindi dovrà essere chiara, netta e breve, perché appunto a partire dalla seconda domanda ci saranno 2 minuti e mezzo. Ognuno di voi potrà utilizzare il foglio che vi è stato dato appena siete entrati, vi è stato dato nelle mani un foglio nel quale da partire trovate uno spazio bianco da utilizzare per scrivere una domanda di particolare interesse che magari non sia stata affrontata stasera per motivi di spazio e di tempo. Chi vuole potrà anche inviare una domanda alla nostra casella postale o comunque lasciare queste stesse domande nel
nel scatolone che trovate all'ingresso, che si chiama domandometro, se non erro. Le vostre proposte saranno raccolte e saranno scelte le argomentazioni di interesse generale. A partire da domani, e questa è una cosa interessante, fino a sabato prossimo, sarà pubblicata su Piazza Matteotti, la pagina Facebook, una domanda al giorno al quale saranno chiamati a rispondere esclusivamente i candidati, i quali avranno la possibilità di rispondere una sola volta, senza possibilità di controribattere agli avversari politici. Ovviamente questo è un'iniziativa del movimento OSI. Dell'OSI. Si tratta di dare una possibilità in più che vogliamo riconoscere ai nostri candidati e ai nostri concittadini per proseguire il confronto che abbiamo iniziato stasera e che speriamo possa aiutare tutti ad effettuare la propria scelta nella cabina elettorale. Il foglio che vi è stato dato è una sorta di segnapunti che abbiamo ideato per poter valutare in maniera partecipata ogni singolo candidato in base alle risposte fornite dalle argomentazioni di questa sera. Quindi, che comunque non verranno pubblicate questa sera, assolutissimamente vietato. Quindi potete esprimere un voto in questo foglio che trovate, in questo segnapunto, che vada da 1 a 10 e imbucare anche questo nello scatolone che troverete all'ingresso. In questa maniera possiamo verificare insieme a tutti voi chi ha convinto maggiormente in merito alla materia oggetto da quesito. I risultati di questo granitometro saranno resi pubblici nella nostra Piazza Matteotti. Sempre una loro iniziativa. Sappiamo che ci sono tanti supporter, visti tanti candidati, ma vi invitiamo a dare il vostro voto secondo coscienza. Buona serata a tutti. Signori, io richiamerei Silvia. Silvia, perché sei scappata? Prego, vieni. Silvia, te le ricordi le domande che dobbiamo fare, che genere? Se te le ricordi, perché lei, quello che scrivo io, lei proprio, anzi io domando a lei quello che scrivo io sinceramente. Allora, l'attualità, cioè la prima domanda sarà? Allora, la prima domanda sarà generale, riguarderà il progetto in generale, quindi quello del sindaco apre il proprio paese. La seconda domanda riguarderà la sicurezza, la terza domanda la trasparenza e la partecipazione, la quarta domanda lo sport, la quinta domanda il turismo, la sesta domanda la sanità e la settima l'urbanistica. Scusate le spalle, signori candidati, ma questa volta gli importanti sono loro, perché è a loro che dovete rivolgere. Quindi cominciamo con la prima domanda. Allora, nella prima domanda, che la formulerà Luca del gruppo OSI, facciamo l'estrazione. Non a caso avevo messo il cappello, sarebbe il gioco della coppola, il gioco delle tre carte non l'abbiamo inventato noi, signori e signori, vediamo chi è il primo a rispondere. Prendi. Il primo a rispondere sarà Platano. Guardate il caso. Allora, la domanda, prego. Buonasera a tutti, sono Luca Rocchi e sono membro dell'OSI. Domanda iniziale. Qual è il vostro progetto per Sant'Elpidio a Mare e che cosa volete fare in concreto per realizzarlo? 4 minuti. Buonasera a tutti, io sono Platano Riccardo, per chi non mi conosce sono 23 anni che abito qui nel comune più bello che ho visto nelle Marche, Sant'Elpidio a Mare. Sono diventato cittadino in tutti gli effetti e questa mia partecipazione a questa competizione elettorale è anche per ringraziare e sdebitarmi di tutto l'amicizia e l'amore che ho ricevuto da parte vostra. Quello che SEL vuole contribuire alla città di Sant'Elpidio a Mare sostanzialmente è quella di un metodo nuovo di partecipazione alla vita pubblica e alla vita politica. Noi crediamo che fondamentalmente sia una questione di metodo e di far partecipare attivamente i cittadini alle decisioni per la condivisione dei progetti. Io credo che
La politica, come tutti a voi avete avuto modo di vedere in questi ultimi tempi, non è più al gradimento massimo dei cittadini, e questo divario non può che portare scontento e questo non può che acuire i problemi della poi soluzione. Ecco, noi vogliamo mettere in campo quello che già per esempio accade in altri comuni, qui nelle Marche, per esempio a Grottamare. Noi vogliamo copiare gli esempi virtuosi degli altri comuni, e per poter scegliere i progetti, per poter scegliere insieme le decisioni, crediamo che ci sia bisogno di una maggior partecipazione dei cittadini. Noi non abbiamo, io qui per la mia cartella non ho progetti irrealizzabili da decantare questa sera, perché tutti quanti voi sapete perfettamente qual è la situazione sia economica generale e anche qui a Sant'Elpidio. È inutile illuderci, non possiamo fare grandi progetti, possiamo viceversa cercare di trovare un nuovo sistema per addivenire a soluzioni condivise. Io credo che già, io dico sempre che noi di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, abbiamo già nel nostro simbolo alcune indicazioni per come ci vogliamo agire, per come ci vogliamo muovere. Vogliamo sicuramente tenere conto, come sinistra, come l'unica sinistra che si propone oggi qui a Sant'Elpidio e Mare, e i problemi della grande difficoltà economica che le famiglie, il lavoro, l'artigianato, il commercio sta patendo in questi momenti. L'ecologia, secondo me, è uno dei problemi più grossi qui a Sant'Elpidio, perché ci ricordiamo perfettamente di quello che è accaduto solo l'anno scorso, e con la manutenzione, con la sorveglianza del territorio si può sicuramente anche riacquistare un valore turistico e culturale del territorio. Libertà, come diceva in una bellissima canzone Giorgio Gaber, è partecipazione, e per essere veramente un uomo libero bisogna appunto aiutare a contribuire a questa vita politica della città. Ecco, io non ho ascensori da proporre, non ho piste di atterraggio per space shuttle. Penso viceversa che quello che dobbiamo fare è metterci seriamente innanzitutto a finire le opere incominciate e poi a rivalutare il centro storico per cercare di dare una nuova spinta al turismo. E... abbiamo finito? A 30 secondi. Ecco, io credo che con la diligenza del buon padre di famiglia ci possiamo mettere tutti quanti, perché la politica non deve più essere autoreferenziale, ma deve aver bisogno dell'apporto dei cittadini per cercare di risolvere le questioni sul tappeto. Credo di aver finito. Perfetto, passa il microfono al secondo, sempre rispondo alla stessa domanda. Parte il tempo, signori, volete far partire il tempo? Ok. Buonasera a tutti, sono Marco Mariani, sono residente di Sant'Elpidio Mare dalla nascita, ho fatto parte dell'amministrazione Mezzanotte con delega come assessore all'ambiente per 2 anni. La mia scelta di essere e di rimanere un civico ha un profilo di coerenza e di responsabilità. Quella responsabilità che oggi mi ha portato a candidarmi è stare fuori da un sistema che purtroppo non rappresenta più il bisogno e il principio per cui la politica dovrebbe essere fatta per far ritornare il cittadino a vivere in adesione all'apparato. Quella fiducia che io e la mia squadra ci proponiamo con la nostra lista civica è proprio di riprendere quel canale, quella comunicazione che in questi ultimi anni e anche fisiologicamente la politica di Sant'Elpidio a Mare non ha mai rappresentato. La comunicazione per far sì che l'apparato istituzionale e l'apparato civico possano vivere sempre in stretta simbiosi, perché solo ritornando a far avere il cittadino quella fiducia nell'istituzione si possono poi parlare di progettualità, si può parlare di comunicazione, di partecipazione, di integrazione, di tutte quelle situazioni per cui poi si va a stilare un programma, un piano triennale di opere pubbliche e quelle che sono poi gli investimenti, sapendo che le difficoltà economiche oggi non ci permettono di fare dei sogni e noi non siamo né maghi né prestigiatori,
perché dobbiamo confrontarci con quelle che sono le difficoltà economiche. Per questo motivo, se non facciamo intraprendere e non percorriamo quelle strade che riportino il cittadino a vivere con serietà e trasparenza quelle che sono le scelte amministrative, perché parlare di sogni, di parlare di progetti faraonici o di opere che sono irrealizzabili all'opinione pubblica e essere dei mani dei prestigiatori nel presentarle è molto semplice, è molto più difficile ritornare dal cittadino e far presente quelle che sono le difficoltà, quelle che sono le tempistiche che un apparato burocratico può avere all'interno degli stessi uffici, far ritornare a vivere una politica sana, costruttiva, sempre nell'interesse della crescita, dello sviluppo economico, sociale, turistico della città stessa. La comunicazione diventa quindi l'elemento basilare per far sì che il cittadino ritorni a vivere in stretta adesione e contatto con l'apparato politico-amministrativo. In questo noi ci crediamo fortemente, se non peraltro il fatto che sono un civico al 100%, e questo mio aspetto mi porta ad avere sempre quella visione delle situazioni che si vengono a creare o a progettare, che hanno poi quel diretto riflesso nella vita quotidiana che tutti noi oggi ci troviamo ad affrontare. Quelle difficoltà per cui un amministratore responsabile dovrebbe prendere in considerazione sempre nell'interesse della crescita del territorio. Andare a parlare poi di progetti per il centro storico, della riqualificazione dell'area Mandozzi, dell'ex consorzio agrario, delle opere pubbliche, sono tutti aspetti secondari a quelle che sono in primis un rapporto saldo che si deve prima instaurare tra politico e cittadino. Senza un netto taglio a quella che è stata una politica fatta soltanto per la ricerca di quel consenso politico elettorale, non riusciremo a far ritrovare la fiducia nel cittadino stesso. Il nostro motto è che il sì sia sì e che il no sia no, perché un no detto bene a volte vale più di mille sì. Con questa politica noi ci affacceremo alla città per riuscire ad ottenere quella fiducia che purtroppo oggi nel cittadino viene a mancare nei confronti dell'istituzione. Perché l'istituzione a volte è strumentalizzata, a volte l'istituzione è molto più semplice lasciare il cittadino in una situazione, tra virgolette, di impasse, non si ha mai una risposta netta e con i tempi giusti e dovuti che il cittadino dovrebbe avere. Dobbiamo riprendere quindi quel rapporto che permetta alla città di crescere e permetta anche a noi amministratori di crescere insieme a voi, perché siete voi i nostri primi interlocutori e il mio primo interlocutore con il quale quotidianamente e fino a 3 anni fa quando stavo dall'altra parte mi confrontavo, perché avevo sempre la fiducia che poi la trasparenza nel tempo paga e ci porta ad avere quelle risposte che tutti noi cerchiamo, che tutti noi vogliamo, perché aumentare e far vivere bene la nostra città, aumentare quelli che io chiamo gli standard qualitativi di vita, è una prerogativa della nostra città. Ci spiace, prego. Parte il cronometro, ok. Buonasera, io sono Alberto Valentini, sono nato a Sant'Elpidio al Mare qualche anno fa. Ho vissuto a Sant'Elpidio al Mare fino all'età dell'università, poi sono andato a Roma a fare ingegneria. Al termine dell'università sono stato chiamato l'ingegner Tatalocchi a gestire e a lavorare nella società elettronica, nella quale ho avuto modo di poter crescere professionalmente fino ad arrivare a ottenere ruoli importanti di direttore di produzione, direttore di stabilimento, direttore dei progetti industriali. Questo mi è servito per avere la professionalità e l'esperienza che ritengo, oggi che sono in pensione, di poter mettere a disposizione del Paese. Perché? Perché io sono di Sant'Elpidio, anche se per tanto tempo ho vissuto a Roma, però la fine settimana era sempre qui a Sant'Elpidio perché la mia famiglia è qui e io sono attaccato al Paese come non credo, come tutti quanti i santepidiesi, diciamo i pidiesi, e sinceramente mi fa molto male nel tempo vedere che questo paese va sempre di più in una situazione di decadenza legata a tante problematiche sicuramente che io non voglio andare a cercare, perché sinceramente la fotografia di Sant'Elpidio ce l'avete tutti quanti in fronte, quindi è inutile che parliamo delle cose che non vanno, le conosciamo tutti quanti. Per questo motivo, quando mi hanno chiesto di coinvolgermi,
mi sono messo a disposizione e ho scelto un motto, voltiamo pagina, proprio perché vorrei, insieme a quelle persone che stanno lavorando insieme a me, vorrei fare in maniera che Sant'Elpidio ricominci ad essere la città che tutti quanti vogliamo e desideriamo. Ricordiamoci che Sant'Elpidio qualche anno fa era la terza città della provincia di Ascoli Piceno, era il centro del polo calzaturiero, era un polo di informazione, di formazione scolastica invidiabile nell'ambito del comune di Fermo. Dopo Fermo era l'unica città nella quale c'erano istituti superiori, è una città in cui ci sono molte bellezze artistiche, architettoniche e anche manifestazioni importanti che comunque hanno fatto conoscere Sant'Elpidio a tutto il mondo. E non è giusto che Sant'Elpidio debba vivere in una situazione di degrado e di decadimento così come è oggi. Quando esco di casa, prima incontravo le persone, parlavo con la gente e vivevo una socialità completamente diversa da quella attuale. Adesso c'è il vuoto. Se voi ad agosto andate in giro per Sant'Elpidio, dopo la contesa trovate un paese morto. Ma non solo ad agosto, durante tutto l'anno, io parlo di agosto perché è l'unico momento in cui ci si ritrova. E allora per questo mi sono messo a disposizione del paese e cercherò di operare in maniera tale che il paese possa riconquistare le cose perdute attraverso una semplice cosa. La cosa importante è quella di riacquisire la fiducia da parte dei cittadini. Prima di parlare di cose dobbiamo dimostrare che noi una volta che diciamo una cosa la manteniamo, e con i cittadini questo è importante, perché loro devono avere un punto di riferimento da parte degli amministratori che loro hanno chiamato a gestire il paese. Quindi ci deve essere un ritorno di questa scelta che il cittadino ha fatto. Prego, partiamo un applauso comunque, qualche volta capita qualche parola ovviamente. Mario Salotto, via col tempo. Ti presto un minuto di niente se devi finire. Buonasera a tutti, io sono Paride Zallocco, il candidato del centro-sinistra di quella coalizione che rappresenta il Partito Democratico e gli altri tre partiti, il Partito Socialista, l'Alleanza per Sant'Elpidio al Mare e l'Unione Democratica di Centro. Io in queste sere ho già espresso nelle assemblee che facciamo nei quartieri qual è il progetto che questa coalizione ha per questa città. Un progetto che tiene conto dell'economia trainante che è quella calzaturiera e che tiene conto però e deve guardare sempre più a un territorio che ha delle bellezze naturali, ha un centro storico importante, ha delle associazioni che fanno delle manifestazioni importanti, promuovono questo territorio e sono un valore aggiunto per questo territorio. Un territorio che ha un 65% di natura ancora incontaminata, ricoperto dalle campagne, con delle strutture che formano figure professionali, mi viene in mente l'Istituto Alberghiero Tarantelli, e dopo un'attenta rivalutazione che noi abbiamo messo nel nostro programma, l'Istituto Calzaturiero, che per tanti anni è stato un punto di riferimento non solo della provincia ma addirittura del territorio nazionale, che possono dare un nuovo slancio a questo territorio, diversificando un'economia da quella calzaturiera che va sempre più portata verso la qualità e quindi verso uno sviluppo di queste strutture che abbiamo, di prodotti di qualità caratteristici e che si differenziano nel mercato, perché è un mercato sempre più selettivo dove le cose di qualità e belle sono quelle che non subiscono poi la concorrenza. Abbiamo delle testimonianze di imprenditori famosi nel nostro territorio che vanno avanti per il mondo solo per questo. L'altro aspetto è quello che dicevo, sfruttare nel migliore dei modi al massimo le bellezze naturali che abbiamo della nostra campagna. Noi abbiamo due vallate, la vallata del Chiendi e la vallata del Tenna, sono due territori
bellissimi tutti i due percorsi da corsi d'acqua, da sentieri naturali, e due territori che possono avere un ottimo sviluppo a livello turistico ricettivo. Prima io li chiamavo il Tarantelli, perché è una scuola di formazione alberghiera che va nel senso turistico ricettivo. E allora dico io che salvaguardare questo territorio e vederlo sotto questo aspetto ci può far fare il salto di qualità. Noi tutti fine settimana vediamo che questo territorio è attraversato da delle persone che vengono da tutte le parti d'Italia, arrivano dallo svincolo autostradale di Civitanova, oggi di Porto Sant'Elpidio, dalla superstrada dei Sibillini, attraversano questo territorio, fanno shopping, vengono a vedere il centro storico, vengono a Sant'Elpidio a Mare per vedere la Pinacoteca, per vedere i monumenti, però non possono soffermarsi in questa realtà perché siamo carenti di quel tipo di strutture. Allora io penso che un ente dovrebbe promuovere i giovani e la cittadinanza a intraprendere questo tipo di iniziative, perché diversificando un'economia monopolistica che oggi è solo calzaturiera, un domani potremmo non trovarci in difficoltà e sicuramente andare avanti nel migliore dei modi. Noi abbiamo pensato. Inizio io? Buonasera a tutti, Alessio Terrenzi, il più giovane dei candidati sindaci, 34 anni. Sono stato fino a settembre scorso, ho fatto parte dell'amministrazione Mezzanotte e l'ultimo incarico che ho ricoperto sono stato assessore all'ambiente. Quindi dico subito che il porta a porta, per chi piace o chi non piace, sembra un cambio di abitudini, comunque è stata una mia creatura, ovviamente decisa collegialmente insieme a tutta la giunta, quindi questo per scanso di equivoci. Ovviamente a settembre la scelta di uscire dall'amministrazione l'ho fatta io personalmente, nessuno mi ha cacciato, questo va precisato, e sono onorato di aver preso la decisione per me stesso, perché avevo una certa dignità personale. Sono uscito a dicembre, precisamente il 22 di dicembre, dal Partito Democratico, un partito dove non potevo condividere i modi e i metodi di scelta, perché non facevano le scelte coinvolgendo sia gli iscritti sia i cittadini. Infatti partecipazione e trasparenza sono argomenti principali del mio programma elettorale. A questo punto passo a specificare alcuni punti principali di questo programma. Per quanto mi riguarda posso dire che è un programma elettorale aperto, non è blindato, dove, l'importanza maggiore è il rapporto con i cittadini. Noi sappiamo che quello che abbiamo scritto sono cose valide, ma ci possono essere anche degli errori. Siamo aperti a voi, se ci fate capire che per quella scelta abbiamo percorso una strada sbagliata, siamo pronti a modificarla. È un programma realizzabile nel lungo periodo compatibilmente con le risorse finanziarie. Quindi noi andremo avanti sulla linea delle alienazioni, degli immobili di proprietà comunale, quelli che non servono più. Andremo a cercare finché ci sarà fondi, contributi in provincia, continueremo a farci mandare, ci rimanderanno sicuramente anche sempre di entità minori fondi sia dalla Regione Marche sia dallo Stato centrale, ma la nostra politica sarà quella della Comunità Europea. Soldi lì ce ne sono tanti, come dico sempre, tanti per tutti i settori, dall'industria, dall'artigianato, dall'associazionismo, alla cultura, al turismo, ce ne sono veramente tanti. L'Europa li mette in palio, ma purtroppo l'Italia non riesce ad intercettarli. Per quale motivo? Non riesce a intercettarli perché manca sia l'informazione sia la formazione. Cioè, a Sant'Elpidio a Mare c'è istituito uno sportello Europa, e questo noi vogliamo valorizzarlo, e questo serve per l'informazione. Oltre a questo vogliamo creare proprio uno staff
per l'euro progettazione, che serve proprio per partecipare ai bandi, perché non è che basta che arriva in comune il bando e uno partecipa, bisogna saper progettare, quindi con i criteri che ci rispettare i criteri che ci richiedono. Quindi questo è fondamentale. Vengo proprio da mezz'ora fa da una conferenza stampa con l'onorevole Borghese dell'Italia dei Valori, che mi ha confermato che quello che dico riguardo ai fondi europei ce ne sono tanti. La settimana scorsa, 10 giorni fa, anzi, me l'ha confermato l'europarlamentare Niccolò Rinaldi. Quindi noi questa è quella strada che proseguiremo, l'Europa, che è fondamentale. Oltre a questo, punti cardini del nostro programma elettorale. Erano 5 stelle, prima 5 stelle, tocca a lui. 5 stelle, 5 stelle, non risponde. Prego, a lei. Allora, facciamo partire il tempo, scusate se sono fiscale. Buonasera a tutti, sono Rossano Orsini. La premessa politica vuole che io spieghi perché mi presento come civico. Perché ritengo, ho ritenuto che la politica negli ultimi tempi si sia allontanata da quelle che sono le vere esigenze del cittadino, e dovendo fare una scelta ho ritenuto opportuno uscire dal partito per affrontare questa sfida, questa emozione, questa avventura a viso aperto, guardando i cittadini in faccia, così come ho sempre fatto nei 12 anni di amministrazione, dove ho fatto opposizione dal 2000 al 2004, 2 anni e mezzo di assessorato ai lavori pubblici, ambiente e manutenzioni, dopodiché ancora l'opposizione all'amministrazione mezzanotte. Chiusa la presentazione, vado a spiegare quello che è il nostro programma in breve. A testa alta è il nostro slogan, perché riteniamo che questo comune debba rialzare la testa. Questo comune ha tantissime qualità e il prossimo sindaco deve avere la capacità di far emergere queste qualità, e parlo dal punto di vista turistico, culturale, sociale, d'associazionismo. Deve mettere in rete tutto il territorio. Perché il grande problema di questo comune è che abbiamo una realtà, il capoluogo, e tante altre realtà vicine ma lontane tra di loro. L'altra sera a Biglio Cascinare ho chiesto se avessero mai fatto una visita, per il breve tempo che è stato aperto, al parco fluviale. No. Così come a Luce Cretarolo ho chiesto se avessero mai visitato la Basilica di Santa Croce. No. Parliamo dello stesso territorio. Allora innanzitutto noi elpidiensi dobbiamo conoscere il territorio che ci circonda, dobbiamo imparare ad amarlo, ad apprezzarlo, ma noi amministratori soprattutto a valorizzarlo. Abbiamo un'idea, l'abbiamo presentata la settimana scorsa, si chiama Progetto SEM, sarebbe la volontà di creare un pool di tecnici e pigenzi per programmare e progettare il nostro futuro, perché noi dobbiamo essere, noi, non noi che facciamo politica, ma noi cittadini dobbiamo essere attori protagonisti del nostro futuro. Oggi stiamo pagando gli errori di 40 anni di scelte, secondo me, errate, e sono qui appunto per dire questo. Però da oggi in poi il Comune di Sant'Elpidio a Mare non si può più permettere errori, e tutto questo passa attraverso una priorità, che non è un'opera pubblica, è l'idea, è la progettazione e la programmazione. Su questo poi ci dovremo confrontare con i cittadini. Insieme dobbiamo decidere dove realizzare la scuola materna Martinelli, ancora non è stato deciso. È vero che ci saranno difficoltà economiche, ma a priori dobbiamo trovare l'idea, dove farla. L'altra sera ho mandato a casa un intero quartiere chiedendo: da domani mattina dovete pensare dove fare la scuola, e su questo ci dobbiamo confrontare. Ci dobbiamo confrontare per capire quale destinazione dare allo stadio Mandozzi, al consorzio di Casette, se riportare il mercato nel centro storico per ridare l'identità e la dignità a questo centro storico, perché è il punto di riferimento di tutta la comunità elpidiense. Quindi è su questo che ci dobbiamo confrontare. Ci dobbiamo battere per l'ospedale, per fare in modo che venga applicato ciò che è previsto nel piano sanitario. Ci dobbiamo battere per far rimanere la casa di riposo a Sant'Elpidio a Mare. Io nel breve periodo in cui ero in amministrazione ho portato avanti il progetto per la realizzazione del polo dell'anziano nella parte adiacente all'ospedale, perché non è più possibile che la casa di riposo resti lì nel luogo dove è. Quindi sono queste le grandi scelte che il Comune di Sant'Elpidio a Mare deve prendere, e che dobbiamo prendere insieme alla cittadinanza. Laddove per unire il territorio, io dico sempre, il comune deve intervenire con opere pubbliche o con i servizi, per far vedere anche nei luoghi più lontani del territorio che il comune è presente. A Biglio Cascinare chiedevano una piazza affinché ci possa essere un punto di aggregazione, è così che si fa vedere un'amministrazione.
Io voglio chiudere prima del tempo a disposizione dicendo dopo. La regola è uguale per tutti. Allora signori, qui non diamo la replica, ma partiremo dalla prima domanda, ovviamente. Quindi andiamo alla prima domanda, sorteggiamo prima, si prepari. Dunque, per la papera, Renzi Giovanni. E la domanda è sulla sicurezza. Intanto prima che Renzi inizi. Inizierà Orsini. E quindi scopro la frase. Ah, quello fate come volete. Buonasera, mi chiamo Giovanni Renzi, partecipo al gruppo della Papera. Allora, la mia domanda è questa. Da una recente ricerca risulta che tra le paure degli italiani la criminalità si classifica al secondo posto. Preoccupazione pubblica superata soltanto dalla disoccupazione. Tra i più timorosi e deboli figurano le donne e gli anziani, spesso soli. Dopo gli ultimi accadimenti di delinquenza del nostro territorio e al suo continuo aumento, quali provvedimenti intendono adottare i qui presenti candidati sindaci? Allora, per questa domanda ognuno di voi ha 2 minuti e mezzo, ovviamente 30 secondi prima verrà avvertito per la chiusura finale, poi potete fare delle repliche. Prego, vai col tempo. Allora, la frase, così lascio tutti col fiato sospeso così come eravate, in un momento di crisi come questo, dove le risorse economiche non ci sono, le idee hanno un valore assoluto. E con questo ho chiuso l'intervento di prima. Per quanto riguarda la sicurezza, è vero, è uno dei temi più caldi che ci viene richiesto soprattutto nelle zone, io le chiamo zone di confine, Bivio Cascinare, dove con un attimo si arriva a Civitanova, a Cretarola. L'altra sera a Cretarola ci dicevano che questo quartiere non ha grandi problemi, ma si è molto sentita la sicurezza. Quindi è indispensabile adottare un sistema di telecamere per coordinare, per controllare quelle zone soprattutto più lontane dal centro, soprattutto più periferiche. È questo che ci viene richiesto, anzi settimana scorsa ho incontrato casualmente anche dei genitori che si stanno organizzando un sistema autonomamente a casette tette, dove è anche più difficile tenere sotto controllo. Una cosa è la frazione della Luce, Cretarola, dove c'è la Falerienza che li attraversa, un'altra invece la realtà di Bivio Cascinare, come ancora diversa il capoluogo o casette tette. Però laddove è possibile bisogna andare incontro con questo senso. Poi ovviamente anche lo Stato deve fare la propria parte con le pattuglie, ma noi sappiamo che con le ristrettezze economiche e con i mezzi che mettono sempre a disposizione è difficile anche lì andare a chiedere ulteriori interventi, in quanto succede sempre e più spesso che quando le pattuglie girano a Montegranaro gli episodi di rapina vengono stati più da mare, e questo un po' ci rattrista. Faccio sempre un consiglio, però do al cittadino un minimo di antifurto, comunque questo va tutelato, quindi il comune deve fare la propria parte, il comune deve essere presente, ma anche dalla parte del cittadino ci deve essere un minimo di sicurezza da questo punto di vista, almeno per evitare che entrino, io quelli che chiamo i cosiddetti ladri dei polli, che entrano in qualsiasi situazione, perché veramente ad oggi le rapine stanno andando avanti anche per cercare cibo da mangiare, non soltanto per andare a rubare soldi, poi sparisce l'oro e succede sempre questo quando arriva il nuovo compro oro, quindi la situazione è totalmente delicata e questo è legato anche al problema della situazione economica, perché le ristrettezze economiche e a volte, mi spiace anche dirlo, ma purtroppo la realtà, la disperazione di tante persone, ma soprattutto di tante situazioni che si sono venute a creare, non permettono una gestione controllata di tutto quello che sta accadendo. Recuperiamo. Va al primo, si gira il senso orario. Prego, vai col vento. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, chiaramente in questo momento di grande crisi la microcriminalità non può che purtroppo essere acuita da questa situazione. Diciamo come
che la competenza obiettivamente quella della sicurezza rientra non rientra diciamo esattamente in quella del comune, ma negli organi preposti alla vigilanza e al contenimento del crimine. Diciamo comunque che per esempio noi non siamo assolutamente d'accordo per esempio alla militarizzazione della polizia municipale, perché dobbiamo tendere a far svolgere questa attività da persone professionalmente preparate e che hanno compiti precisi. Diciamo che la stazione dei carabinieri di Sant'Epidio Mare effettivamente è sottodimensionata in base a quelle che sono la popolazione. Bisognerebbe che ci fossero 12 carabinieri, viceversa ce ne sono solo 8, e chiaramente bisognerà tendere in tutti i modi a far ripristinare questo equilibrio. Chiaramente, come diceva Orsili, i problemi economici sono tali che hanno problemi anche a far rifornimento le macchine dei carabinieri, per cui dobbiamo sopperire a questo con qualche altra idea. Io penso che l'integrazione per esempio e la socializzazione possa in qualche modo limitare il sostegno alle fasce più disagiate, possa in qualche modo limitare questo incremento della criminalità. E poi ci potrebbe anche essere un altro strumento, che è quello del braccialetto elettronico, che potrebbe in qualche modo ridurre l'impegno che i carabinieri hanno per andare a sorvegliare quelli che sono gli arrestati al domicilio, liberando magari anche qualche elemento per poter avere un pattugliamento un pochettino più frequente. Andiamo col tempo, vai. Per noi la sicurezza insieme al sociale e all'associazionismo e alla partecipazione sono i tre punti cardine del nostro programma. Ovviamente oggi gli aumenti dei reati contro il patrimonio significa indirettamente l'aumento dei reati anche contro la persona. I cittadini appidiensi non ci sentiamo nessuno più sicuri all'interno delle nostre abitazioni. Assolutamente c'è la nostra volontà di potenziare quei capitoli di bilancio che ci permettano al Corpo di Polizia Municipale, che oggi è il nostro primo interlocutore diretto, di potenziarlo sia nelle risorse sia nelle dotazioni, formandoli attraverso dei corsi che permettono di fare e di mettere in atto quelle politiche preventive al crimine, non repressive. Perché solo con le politiche preventive riusciamo ad avere ed acquisire quella sicurezza che ci permette di ritrovare la fiducia nell'istituzione, perché è sempre l'istituzione l'organo cardine centrale della vita politica e della vita amministrativa, in quanto l'agente di polizia municipale è agente di polizia giudiziaria e di fronte alla commissione di un crimine o di un reato deve intervenire, ma per intervenire deve essere formato, deve avere quelle strumentazioni e dotazioni che gli permetta di poter intervenire e di fare quella politica preventiva che noi vogliamo. Successivamente avremo l'intenzione, soprattutto nei periodi che vanno dal periodo di aprile fino all'ottobre, di istituire una pattuglia H24 della Polizia Municipale, aprire tavoli di concertazione con l'Arma dei Carabinieri e gli istituti di vigilanza privati, anche loro inseriti nell'elenco della Prefettura, con il quale cercare di controllare a 360 gradi il nostro territorio nella sua ampiezza, sapendo che è il secondo comune della provincia per estensione territoriale. Fare quelle campagne di sensibilizzazione all'interno delle scuole, all'interno anche con per esempio i comitati costituiti come nella frazione di Casette d'Erbe, che si sono costituiti proprio per cercare di sensibilizzare i cittadini a quelli che sono i fenomeni di microcriminalità oggi sempre più opprimenti e che non ci fanno vivere in maniera tranquilla e serena. L'educatore di territorio per le situazioni di disagio minorile serve anche per capire effettivamente quelle che sono le difficoltà dei nostri giovani e allo stesso tempo sensibilizzare quelle che sono poi i loro sviluppi ed integrarli maggiormente nella società. Significa attuare quelle politiche che ci permettono, sempre in un'ottica di prevenzione, di eliminare e cercare di prevenire quelli che sono i reati, soprattutto di microcriminalità, per far sì che il nostro territorio possa acquisire quella sicurezza che oggi tutti noi cerchiamo. Io credo che il problema della sicurezza
violenza sia legato principalmente al fatto che il paese non è più vissuto. Se noi viviamo nelle case e poi usciamo e liberiamo il paese e andiamo ad abitare fuori dal centro storico, il centro storico diventa un oggetto di utilizzo di sfrenato da parte dei ladri, di quelli che cercano di rubare qualcosa, che possono essere gli zingari oppure possono essere drogati. Cioè noi dobbiamo ripopolare il centro per poter avere una sicurezza maggiore. Oltretutto non dimentichiamo che noi abbiamo molte persone, pensionati, gente di una certa età, che possono essere le persone che ci aiutano a risolvere questo problema. Perché l'importante è comunicare velocemente che cosa sta succedendo. La comunicazione è immediata, se c'è uno che ha un telefono dice guarda che qui c'è qualcosa che non va, e poi arriva il poliziotto, poi arriva il vigile urbano o il carabiniere. Oggi noi abbiamo delle situazioni in cui in certe aree del paese non passa un vigile urbano, non passa un carabiniere. Questo è il problema, e poi è chiaro che di conseguenza i ladri, i delinquenti o altro ne prendono coscienza di questo e ne approfittano. E questa è la cosa fondamentale che noi dobbiamo considerare. Ci dobbiamo difendere per primi da soli. Noi avevamo la chiave alla porta qualche anno fa, adesso sfido chiunque a lasciare la porta con la chiave nella serratura. Sfido chiunque, non è più così che si può andare avanti. Dobbiamo ricominciare a rivedere le cose, difendere le cose nostre, la nostra proprietà, con l'aiuto di tutti quanti, principalmente delle persone che hanno la disponibilità di tempo e si vogliono mettere a disposizione della società, delle persone, per aiutarsi, per venire fuori da questa situazione difficile. Vai col tempo. Beh, io ritorno a dire che il tema della sicurezza negli ultimi due anni è un tema importantissimo, perché si sono verificati, si stanno verificando sempre più temi che riguardano fattori di mini criminalità. Però io dico questo, ritorno a puntare sul fatto che questo è un fenomeno che si combatte solamente combattendo il disagio sociale, perché l'aumento è avvenuto solamente con il disagio sociale che stiamo vivendo. Comunque sia, penso che nel nostro programma sicuramente noi daremo seguito al progetto che già l'amministrazione comunale ha portato avanti. La settimana scorsa è stata espletata la gara per un progetto di videosorveglianza. Se non lo sapete, noi abbiamo tre zone di questo territorio, il capoluogo, la frazione di Casette e la frazione di Cascinare, che erano quelle che maggiormente avevano subito dei fenomeni legati alla criminalità, diciamo. Questo attraverso i verbali e i fatti accaduti registrati da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri. Abbiamo questo progetto che è stato appaltato, si tratta di aver messo la videosorveglianza in zone dove sono accaduti più spesso quei fatti, e mi riferisco alla zona degli Angeli, alla piazza di Cascinare, alla scuola con i giardini, a Casette d'Ede in via Maria Gioia. Questo è un progetto che va ampliato per stralci, abbiamo cominciato, queste zone sono sotto videosorveglianza, la centrale di controllo è dentro l'ufficio dei vigili urbani. Dopodiché, vicino a questo, se non basta, ci va una maggiore sinergia tra la Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri di questo territorio per controllare 24 ore tutte e quattro i quartieri e il capoluogo. Questo perché? Perché noi sappiamo che i vigili urbani possono fare un servizio fino a una certa ora, tranne i mesi estivi che possono arrivare fino alle 2 di notte, il resto lo può fare i carabinieri. Solamente dalla sinergia di queste forze, dal combattimento al disagio sociale e ampliando questo servizio che è e sarà esistente a breve, potremmo vincere questa battaglia. Però è sempre fondamentale il sostegno alle famiglie, perché se noi non ripartiamo.
Di questi periodi, visti i recenti accadimenti anche qui nella vicina Monte Urano, anche per noi il tema della sicurezza è un tema principale. Infatti ho quasi incontrato tutti i quartieri del territorio e non c'è stato un quartiere dove non ne parlavo io, mi ricordavano che dovevano parlare di sicurezza e quindi mi facevano domande sulla sicurezza. Noi quindi vogliamo proseguire anche sulla linea dell'amministrazione uscente, quindi della videosorveglianza, vogliamo installare telecamere sulle arterie principali, sia in entrata che in uscita del nostro territorio, ma questo non risolve il problema totalmente. Sì, è un ottimo, un buon deterrente, ma non serve a risolvere il problema. Quindi di fondamentale importanza è anche il coinvolgimento quindi delle forze dell'ordine, dalla polizia ai carabinieri, alla polizia municipale. Quindi bisogna creare un tavolo di concertazione, un tavolo di lavoro e cercare di capire come far operare, come coordinare queste forze dell'ordine, perché a Sant'Elpidio a Mare serve un controllo H24, dico io. I nostri vigili lavorano dalle 7.30 alle 20 nel periodo invernale e questo, quindi rimangono degli orari scoperti. Se andiamo a suonare giù alla caserma dei carabinieri a luna di notte, ci risponde fermo, quindi non siamo sotto il controllo delle forze dell'ordine. Ovviamente non è colpa dell'amministrazione comunale, ma è colpa del governo centrale, del governo nazionale, che ha fatto tagli sulla sicurezza. Sono stato a Casette e mi hanno parlato del progetto pilota sulla videosorveglianza che stanno attivando. Sono andato a Castellano e stanno attivando anche loro un progetto sulla sorveglianza, questo non è video, quindi magari mettersi insieme con le associazioni, con chi già sta cercando di risolvere questo problema e vedere qual è il migliore per risolvere, in poche parole, il problema della sicurezza, comunque problema prioritario. Allora, adesso ripartendo dal primo, diamo un minuto secco, se volete dibattervi o contraddirvi o aggiungere altro, avete un minuto, fate quello che volete, poi anche a piena pizza, o non so fare. Prego, si comincia come abbiamo fatto la domanda. Sì, ma di fatto. Il minuto deve essere secco, perché non è che 50 a 30 secondi possiamo dire. No, andiamo al volo, batti beccare, no, perché più o meno comunque la linea mi sembra più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda, considerato che il tessuto sociale e i problemi aumentano, l'amministrazione sì può organizzare servizi di aggregazione e quant'altro, però abbiamo visto Monturano è arrivata una rapina con dei rapinatori spietati e non è la stessa cosa del furto che arriva dentro casa a rubare l'oro, quindi sono situazioni talmente diverse, talmente difficili da gestire per un territorio così grande che la paura è che nonostante tutto l'impegno che ci possa mettere un'amministrazione comunale, anche coordinandosi con le forze dell'ordine, si riesca difficilmente a tenere sotto controllo la situazione. Certo che non bisogna arrendersi, certo che bisogna portare avanti quello che è già stato iniziato con quell'appalto di videosorveglianza per una zona. Castellano ha provato con la sorveglianza, ma gli hanno chiesto 7.000 euro al mese per controllare tutta la zona di Castellano, hanno detto arrivederci e grazie, quindi sicuramente bisogna cambiare sistema. Se di sorveglianza bisogna parlare, forse è meglio che intervenga il comune e mette in rete tutto il territorio, perché questa è già... No, perché ha suonato la campanella quella nota di conga binare. Scusaci, guardando. L'avevamo capito. Io voglio solo aggiungere una cosa. Io spero che anche qui nel territorio di Sant'Elpidio a Mare non venga nessuno in mente di istituire le ronde padane o di altri posti. Io spero che l'attenzione ai problemi sociali, al coordinamento delle forze dell'ordine, alla richiesta magari di interventi maggiori possano in qualche modo risolvere parzialmente, perché ci rendiamo perfettamente conto che in un periodo di questa così drammatica le cose purtroppo
purtroppo non possono che peggiorare. Prego. Vorrei porre l'accento esclusivamente sul fatto che la città di Sant'Elpidio a Mare è una città aperta, siamo aperti a quelli che sono i comuni limitrofi, alle città limitrofi, non possiamo permetterci oggi come oggi di avere un corpo di polizia municipale non adeguato a quelli che sono i mutamenti sociali, i mutamenti ambientali. Le tendenze ci portano a far sì di capire quelli che sono gli eventi e allo stesso tempo dobbiamo trovare quelle soluzioni adeguate. Il nostro corpo di polizia municipale non ha, per effettuare determinate politiche preventive, quelle dotazioni e strumentazioni idonee per far sì che il cittadino ritorni ad avere sicurezza dell'apparato, dell'istituzione. Oltre a potenziare quelli che potrebbero essere gli orari e cercare di coprire le 24 ore, avere anche quella formazione per far sì che il cittadino ritorni ad avere la fiducia e allo stesso tempo anche per la gente stessa che compie l'opera stessa e si sente in una situazione di maggior sicurezza nel poter affrontare, tra virgolette, nella situazione come è successo a Monturano, il crimine in maniera diretta ed immediata. È questo quello che noi ci poniamo come cibo. Volevo solamente ribadire il fatto che i vigili urbani dovrebbero stare in strada, dovrebbero vivere nel sociale, rendersi conto delle problematiche che ci sono, non fare burocrati. Quindi sono cose importanti queste qua che vanno valutate e va fatta una scelta di quello che devono fare i vigili urbani e di quello che poi devono fare invece agli altri burocrati. Non mescoliamo le cose, diamo alle cose il loro nome giusto. Io sono in linea con quello che diceva Platano, non sono d'accordo sulla militarizzazione e spero che non si facciano le ronde ugualmente, perché il Far West stava da un'altra parte, tanto per capirci. Però ecco, io dico di insistere sul discorso che hanno condiviso pure gli altri, del resto intrapreso da questa amministrazione nella videosorveglianza e con maggior sinergia tra le forze dell'ordine. Mi permetto di dire, i vigili urbani ne sono 13, fanno pure i turni, si riducono a 6, in un territorio composto da 5 frazioni e un capoluogo, con 3 plessi scolastici se non 4, vado veloce e posso dimenticare perché il tempo è poco, ce ne rimangono pochi che poi possono fare altre cose e purtroppo il comune non è che può assumere un numero illimitato di vigili urbani. Ecco perché la sinergia con l'arma dei carabinieri, perché uno dice 13 sì, ma sono divisi per turni, ne so 6 poi. E io vi ho... Anche io sono contro le ronde, ovviamente, riguardo al collega candidato Orsini che dice Castellano 7.000 euro, ovviamente bisogna andare avanti e capire se quel servizio per Castellano costa solamente 7.000 euro, ma facendolo spalmandolo in tutto il territorio ovviamente costerà di meno. E questo è tutto, non posso così altro non devo aggiungere. Perfetto. Vi ringrazio perché state utilizzando quel minuto tranquillamente, quindi andiamo avanti pure più spediti. Quindi io farei passare la ragazza, anzi abbiamo per la parità dei diritti, abbiamo uomo e donna, per questo è parità dei diritti, è giusto che sfilino. Allora io andrei, passare intanto che si prepara per la prossima domanda, trasparenza e partecipazione la fa il gruppo OSI, Francesco. Intanto che lui prepara la domanda, io tiro a sorte, vediamo chi tocca per primo. Sabatini. Quindi Sabatini sembra che non voglia, però no. Non risponde Sabatini. Allora facciamo un'altra estrazione. Facciamo un'altra estrazione. Risponde per primo Zallotto. Vai. Buonasera a tutti, sono Francesco Macerata del gruppo OSI. Una domanda sulla trasparenza e partecipazione che qualcuno ha già trattato. Trasparenza e partecipazione sono due termini abusati nel comune parlare politico. La trasparenza si riferisce a una legge che obbliga chi amministra a dare la possibilità al cittadino di esaminare documenti amministrativi che riguardano qualsiasi procedimento di pubblico interesse.
La partecipazione riguarda la capacità del comune di comunicare in maniera attiva con i cittadini, ossia di creare spazi e occasioni per informarli, consultarli e deliberare insieme a loro. Come pensate di applicare questi due concetti alla realtà della nostra città? Grazie. Quanti minuti ho? Hai 2 minuti. Allora, questo è il tema della partecipazione e della trasparenza, è un tema che io penso su 7 candidati tutti ce l'hanno bene in mente, perché chiaramente vorremmo essere il più trasparenti possibili. Per quanto riguarda la possibilità di mettere a conoscenza i cittadini del bilancio comunale o di tutte quelle pratiche che vengono svolte dalla pubblica amministrazione, io penso che non ci sia nessun problema, se non trovare i canali giusti per poi far sì che questa documentazione abbia una sua validità, nel senso che venga utilizzata nel modo giusto. Ci sono le comunicazioni online, c'è il sito del comune che è stato riaggiornato, di fatto nuovo, da circa un anno. Per quanto riguarda la partecipazione, prevediamo noi dei consigli comunali aperti in itineranti sul territorio, e allo stesso modo vorremmo rendere partecipe la cittadinanza attraverso questi procedimenti sulle grandi tematiche che un'amministrazione vuole svolgere, ad esempio opere pubbliche di una certa entità che fanno veramente la differenza per lo sviluppo di questo territorio. Poi chiaramente io la vedo in questo modo, io penso che, ad esempio, perché ho letto ultimamente, ma giustamente, ci mancherebbe altro, la polemica sul bilancio comunale che non veniva concesso, no, io dico questo: il bilancio comunale è in comune, viene depositato, viene approvato in consiglio comunale, viene riapprovato dalla giunta, qualsiasi persona lo può andare a vedere, perché capite, oppure può essere, viene inserito nel canale online e uno lo va a guardare lì, perché altrimenti, guardate, sarebbe impensabile fare 17.000 copie di bilanci comunali e consegnarli ad ogni cittadino. Se si intende questa come partecipazione, io dico che la macchina amministrativa viene messa sotto pressione continuamente. Però penso che noi questa roba la pubblichiamo nei canali giusti, e è un metodo per far prendere coscienza a tutti i cittadini di quello che deve essere fatto. Riparte col tempo. Inizio dicendo che il nostro obiettivo principale ovviamente è quello di cambiare il modo e metodo di fare politica. Quindi punti cardine del nostro programma elettorale sono la trasparenza e la democrazia partecipativa. Per quanto riguarda la trasparenza, noi vogliamo applicare tutte quelle azioni che sono possibili sia tecnicamente che economicamente per rendere trasparente il nostro operato. In poche parole, vi vogliamo far sapere dove prendiamo i soldi e dove li spendiamo, quanti ne prendiamo e quanti ne spendiamo. Ovviamente, come trasparenza, vogliamo migliorare ancora di più il sito del nostro comune, quindi pubblicare online in tempo reale le delibere e riprese video e audio dei nostri consigli comunali. Per quanto riguarda la democrazia partecipativa, ovviamente vogliamo applicare il bilancio partecipativo. Il nostro programma prevede l'istituzione di 6 comitati di quartiere che vengono eletti contestualmente con le elezioni comunali. Quindi, affinché non verranno eletti, andremo avanti con tutte quelle associazioni che sono nate spontaneamente, con tutti quei comitati nati spontaneamente. Quindi, come funziona? Vado subito al dunque. L'amministrazione comunale organizza delle assemblee pubbliche, si porta i loro tecnici e i cittadini fanno delle proposte. Le proposte sono circa di 3 tipi, proposte di manutenzione ordinaria che in un giorno o 2 giorni vengono risolti, proposte che riguardano il quartiere e proposte che riguardano l'intero territorio. Per quelle proposte che riguardano, tutte queste proposte che arrivano, il tecnico le riporta in comune, cerca di calarle in progetto, e tutte quelle proposte che hanno il parere favorevole sia tecnico che economico vengono riportate in assemblea e vengono messe a votazione. Quella proposta di quartiere che
acquisisce più voti è quella proposta che viene realizzata nell'anno, mentre quella proposta di territorio che acquisisce più voti è quella proposta che viene inserita all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. L'arco temporale si inizia a giugno per finire a gennaio con l'approvazione del bilancio di previsione. Andiamo col tempo, così siamo spediti, vai. Allora, posso dire tranquillamente che il discorso della partecipazione l'abbiamo messo tutti sul programma, però la differenza è tra chi la scrive e si sente a posto con la coscienza e chi la fa. Settimana scorsa c'era stata la polemica sul bilancio. Candidato Zallocco, ci voleva poco per pubblicarlo su Facebook, semplice. Così ognuno può andarlo a vedere. Cosa che ho fatto oggi nel sottoscritto, sono ancora consigliere comunale, ho chiesto il bilancio analitico delle entrate e delle uscite e domani sarà postato, così ogni cittadino senza fare 17.000 copie può andare. Questa è trasparenza, perché se dal comune non c'è nulla da nascondere, allora facciamolo capire al cittadino, che sicuramente parteciperà più, in maniera più volentieri sicuramente all'attività politica, perché non ci vuole tanto a fare partecipazione, a fare comunicazione. C'è internet oggi, abbiamo questa grande risorsa. Allora, il bilancio, c'è il sito, pubblichiamolo sul sito del comune anziché tenerlo nascosto a chi lo va a chiedere, e già sarebbe una polemica in meno e molto più persone che si avvicinano. Per quanto riguarda la partecipazione, l'ho detto prima, il coinvolgimento del cittadino nelle scelte fondamentali del futuro di Sant'Elpidio a Mare. Dobbiamo chiudere il centro storico alle auto? Va bene, parliamone, però dobbiamo individuare un percorso, ne dobbiamo parlare con i cittadini, con i commercianti, dobbiamo creare le strutture, vogliamo capire cosa fare della grande area Mandozzi, aspettiamo e dovremo chiedere ai cittadini se ristrutturare quel campo sportivo, se fare i parcheggi per il centro storico, se inventarci il sito per la scuola materna Martinelli, lancio anche questa cosa. Così stessa cosa dovremmo fare a Casettere. Allora la partecipazione deve essere il coinvolgimento diretto del cittadino, e voglio vedere un teatro pieno come quello di questa sera, perché era da tempo che non ricordavo un teatro gremito di persone attente a quello che succederà qui questa sera, ma soprattutto nei prossimi giorni per decidere il prossimo sindaco. Quindi, per quanto mi riguarda, non c'è nulla da nascondere in comune, porte aperte, il cittadino si deve sentire a casa propria quando entra in comune, perché è casa propria. Grazie. Beh, a questo punto, prima della parola, i Losi e la Banda sono servito, visto il coinvolgimento. Prego. È proprio così, la partecipazione l'hanno messa un po' tutti nel bilancio, nel programma, come un articolo di moda, diciamo, no? E quello che la differenza è chi è in grado di poi metterla in pratica. Io sono andato fisicamente a chiedere il bilancio e mi hanno dato 1,5 chili di carte di una complessità che una persona normale non avrebbe potuto ricavarne un dato intellegibile. Ecco, io voglio dire che per quanto riguarda il bilancio partecipato siamo già un passo avanti, indietro, nel senso che prima di arrivare al bilancio bisognerebbe arrivare a condividere i progetti. Il bilancio negli anni scorsi non è stato neanche mai discusso. Cioè, ricordiamoci di come sono andate le cose, è troppo comodo, voglio dire, andare a dire guardate abbiamo deciso questo. No, io voglio essere partecipe nelle decisioni. Io vorrei proprio far presente che ci sono dei comuni, ripeto, Grottammare adotta tutto un altro sistema, e noi vorremmo anche qui copiare gli esempi virtuosi e metterli in pratica. Si arriva così a non avere frizioni con la cittadinanza, si arriva ad avere delle decisioni condivise, come dice Orsili, se si deve chiudere il centro storico lo si fa dopo aver preso un accordo. Questo però, la differenza sta nel fatto che c'è tanta gente che lo dice e tanta gente che invece non lo riesce poi ad applicare. Ecco, questa credo che sia una differenza importante. Io, giusto per capire cosa è la partecipazione, io voglio prendere a spunto, voglio leggervi cosa dice la Treccani. Prendere parte, far parte, cioè essere, trovarsi, intervenire insieme con altri a qualche cosa, prendere parte attiva, interessarsi fattivamente, collaborare con valore più astratto, prendere parte a sentimenti altrui, sentirli in parte come propri, condividerli, il resto sono chiacchiere. Siamo col tempo? Ok, vai. Allora, quando
parliamo di partecipazione e trasparenza, innanzitutto vorrei fare un inciso. Abbiamo acquistato il consorzio agrario a Casette Verde e l'amministrazione a Mezzanotte ha fatto un investimento di 1.200.000 euro. Poi successivamente nelle varie assemblee abbiamo detto adesso ci apriamo la persona, vogliamo sentire un progetto di idee su come riqualificare quel sito. Subito l'opposizione ci ha strumentalizzato e ci ha detto voi non sapete cosa farci, non avete idee. Parto da questo inciso per capire effettivamente se la partecipazione deve essere un modo e un metodo per aprirsi alla cittadinanza e per capire quelle che sono le volontà, tutti in maniera coesa dobbiamo essere uniti per far crescere la nostra città e far prendere consapevolezza al cittadino di quello che effettivamente noi vogliamo proporre, perché è giusto, l'investimento sono denari pubblici, sono risorse pubbliche e quando ci apriamo e diciamo un progetto di idee e vogliamo aprirci non dobbiamo avere una strumentalizzazione politica solo per un contrasto a quelli che sono dei principi di partito che ispirano le coalizioni. Questo vuol dire per far sì che prima di parlare di trasparenza, e giustamente non abbiamo un regolamento che costituiscono i comitati di quartiere, assurdo, non abbiamo un metodo, un sito istituzionale adeguato per informare in maniera istituzionale, mi va bene Facebook, ma io ho il sito istituzionale perché la politica non si fa nelle piazze né al bar, ma si fa nelle sedi dovute, nelle sedi istituzionali, quindi abbiamo un sito che dobbiamo opportunamente aggiornare e dove il cittadino deve interloquire, deve informarsi. Ma prima di tutto nella partecipazione è il ruolo del consigliere comunale che deve essere la prima istituzione, il garante di quelli che sono i bisogni e le esigenze del cittadino. È lui che deve fare una partecipazione informata e veritiera, improntata a quei criteri per cui il cittadino deve avere le risposte nella maniera più trasparente. Il consigliere comunale è quell'istituzione che lega la società civile all'amministrazione. È lui che fa sì che il cittadino ritorni ad avere fiducia e se lui lo fa in maniera mascherata o fine soltanto all'acquisizione di un consenso politico elettorale non si avrà mai quella trasparenza che la città richiede e poi successivamente quella partecipazione che noi gradiremmo avere in tutte le assemblee come quella di questa sera. Grazie. Valentini. Mi unisco a quanto detto da Mariani per segnalare che questa sera siamo in una sala importantissima con tantissime persone che ci stanno ascoltando e che probabilmente parleranno anche e ci diranno anche altre cose. Questo è molto importante, questo è segno di partecipazione secondo me, ma partecipazione significa essere vicino ai cittadini da parte dell'amministrazione e essere da parte dei cittadini e capire e comprendere le problematiche dell'amministrazione. Lo dico perché negli incontri fatti nei vari quartieri la cosa che si nota di più è questo distacco totale tra il cittadino e l'amministratore, cioè se io vado come candidato vengo trattato da amministratore, da politico e il cittadino non ci vuole parlare, non vuole aprire nessun dialogo nei confronti nostri perché fino ad ora non hanno avuto nessun ritorno da parte dell'amministratore. Oggi questo sta cambiando, è cambiato sicuramente e deve modificarsi. Le persone non guardano più i politici, ma guardano naturalmente nell'amministrazione locale, guardano le persone alle quali devono dare fiducia e con le quali devono costruire insieme un percorso. Nel mio programma ho ipotizzato diversi interventi, ma ogni intervento come primo passo ha il discorso della concertazione, cioè della partecipazione delle persone a concordare il modo di procedere in questi interventi. Perché? Perché solo così si riesce ad avere la possibilità che i cittadini si rendano conto di quello che l'amministrazione sta facendo e possano intervenire in questi interventi. È chiaro che ognuno c'è il suo ruolo, l'amministratore deve amministrare e il cittadino deve avere risposta delle sue richieste, ma l'importante è che sia fatto per tempo e sia comunicato, cioè le persone devono sapere quello che noi stiamo facendo e per farlo dobbiamo vivere in mezzo alle persone. Partiamo con il minuto di replica, giusto questa domanda, anzi tu hai iniziato per primo, riparte, pare di salvare. Sì, io volevo
ribatto su quello che ho detto prima, i consigli comunali aperti la provincia li sta già facendo, è stata un'esperienza positiva, noi vorremmo seguire quella linea lì. Pure io ho fatto un giro per i quartieri, forse non saranno gli stessi quartieri, però sono tutte assemblee partecipate, ve lo assicuro, c'è una buona affluenza, ci dobbiamo migliorare sicuramente sulla comunicazione e sull'apertura, ci mancherebbe altro, non mi nascondo dietro un dito che ci dobbiamo migliorare e aprirci di più, però non mi sembra che ci sia questo scollamento totale come viene detto, e io vi assicuro la partecipazione a queste serate penso ci sia stata, poi non tocca a me giudicarlo, ci mancherebbe altro, ci sarà qualche altro che lo giudica, però dico che aprirsi di più è sicuramente l'obiettivo, l'ho detto prima, la partecipazione sulle grandi opere ci mancherebbe altro, sulle opere che riguardano la cittadinanza intera. Noi in ogni quartiere che abbiamo toccato abbiamo consegnato un questionario, quindi abbiamo già iniziato a fare il bilancio, non è il bilancio però partecipazione, quindi quello che i cittadini preferiscono quindi, e non preferiscono fare, insomma. Lì ci sono, toccavamo tutti i punti del nostro programma. Ovviamente devo dire questo, non me ne voglia Zallocco, di partecipazione ne parla, ma non può farla quando c'è un partito, quando viene appoggiato da un partito democratico che di partecipazione non sa neanche cosa sia e dove stia di casa, perché noi avevamo chiesto fortemente le primarie per la scelta del candidato sindaco e questo non è avvenuto. Questa è anche partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Questo è quello che conta, non c'è stato permesso e chiuso il discorso. Grazie. Io sono un'opposizione che ha criticato l'amministrazione quando, come diceva prima Mariani, è stato acquistato il consorzio di casette, perché quella frase che ho detto all'inizio, non ci sono i soldi ma sono importantissime le idee, lì è successo l'inverso, c'erano i soldi non c'erano le idee, lì c'erano 380.000 euro dei marciapiedi di Angeli che sono andati alla Pocciolla per fare l'autoparco. Abbiamo fatto una proposta per fare l'autoparco più grande, per poter fare anche la sede della Croce Azzurra, avremmo risolto due problemi. Dalla sera alla mattina i soldi sono stati spostati a casette per comprare 1.200.000 euro il consorzio di casette. Al sindaco Mezzanotte abbiamo detto cosa ci fa? Intanto lo compriamo e poi vedremo. Offidani nel 2004 non volle comprare quel consorzio, costava 600.000 euro, mi ricordo, sì, non si può comprare. È stato comprato dopo 3 anni al doppio della cifra quando iniziava la crisi economica, quindi questo è quello che non ci possiamo permettere. È vero che era un bene che doveva essere acquistato perché la comunità di casette lo richiedeva, ma 1.200.000 euro fermi lì per parcheggiare. Vai col tempo. Vado col tempo. Allora io volevo dire, aggiungere al mio pensiero precedente, che se noi se diventiamo il primo partito della città, abbiamo intenzione di istituire come primo atto e più importante l'assessore alla partecipazione. Questo per poter avere quel trait d'union tra la città e... Scusi un attimo, prego. Posso fare un'interruzione? L'assessore alla partecipazione, che mi sembra sono 4, non so se è previsto, si può fare l'assessore alla partecipazione? No, si può evitare di farne un altro, diciamo. Perfetto. Quindi questo per avere sempre una persona, e questa persona dovrà essere, secondo il nostro modo di pensare, reperito in un'assemblea partecipata tra le associazioni, tra la gente, la persona più qualificata per riunire l'amministrazione con la cittadinanza. Il bilancio dovrà anche essere possibilmente intelligibile anche per un pensionato, non solo per un ragioniere o per un... Vai. Quando ho parlato di trasparenza e partecipazione, la prima cosa che mi è venuta in mente è che tranne questa sera in cui vedo una partecipazione massima e vedo questo amore per la politica, spero vivamente che anche nelle prossime occasioni in cui il candidato sindaco con la sua amministrazione può andare a presentare il bilancio, possa andarci preventivamente e non successivamente a presentare un bilancio che a volte non ha avuto il consenso o non ha avuto neanche la partecipazione oggettiva di questa sera.
Questo mi duole perché a volte andare a presentare un bilancio a pacchetto chiuso ha fatto sì che dall'altra parte il pubblico non rispondesse, non fosse neanche presente in alcune nostre assemblee. E lo dico coram non populo, come si dice, per far ritornare ad avere la fiducia del cittadino nell'istituzione e nella partecipazione stessa. Il previsionale deve essere discusso preventivamente con la cittadinanza e non andare a presentare già quando tutto è ben impacchettato e con il fiocchetto rosso sopra. Quindi andare ad ascoltare. Io dico solamente che i cittadini hanno il diritto di sapere esattamente le cose come vanno, quali sono le cose positive, le cose negative, le cose che si fanno, le cose che non si fanno. E proprio per questo motivo l'amministrazione deve fare in maniera che il cittadino sia giustamente informato e sia in grado di poter esprimere un suo parere. Certo. Quindi passiamo alla prossima domanda, se la Valletta, la ragazza Circe, dice che è la terza, poi di fatto è la quarta, di fatto sarebbe la quarta. Andiamo, Sorella, si prepari per la papera, Fabio della vittima, per formulare la domanda che sarà sullo sport e tempo libero. Inizia Mariani. Un attimo il microfono, forse non c'è. Buonasera a tutti, Fabio della vittima, la papera. In riferimento alle indicazioni che il Movimento La Papera poneva come importanti per il Paese, e più precisamente ci riferiamo al punto che riguardava il percorso naturalistico salute, pista ciclabile, coniugando così sport e collegamento con i vicini di Porto Sant'Elpidio, chiediamo ai candidati sindaci se tale suggerimento è stato preso in considerazione o propongono altro. Grazie. Prego. In primis, il nostro secondo punto cardine del nostro programma è l'associazione e la partecipazione. Quando parlo di associazione significa far sì che le associazioni, per cui sono i nostri nuclei all'interno dei nostri quartieri, delle nostre frazioni, ritornino ad appropriarsi di quelli che sono gli spazi verdi, ritornino ad appropriarsi di quelli che possono essere gli spazi in cui i figli possono esercitare un'attività sportiva. Quando da assessore all'ambiente abbiamo sottoscritto la convenzione con le associazioni per la gestione delle aree verdi, abbiamo voluto con questa idea far sì che le associazioni stesse ritornino ad essere radicate nel proprio territorio. Quelle che noi ci proponiamo oggi è quello della riqualificazione di queste aree verdi o di aree verdi sportive attrezzate attraverso una progettazione di idee che passino dalle associazioni riconosciute o dai comitati di quartiere che eventualmente in questo periodo o successivamente vorranno costituirsi. Questo perché se l'amministrazione progetta, realizza od opera necessariamente questa scelta viene sempre poi strumentalizzata sia dall'opposizione o dalla stessa società civile. Noi vogliamo che è l'associazione che progetti il concorso di idee e presenti all'amministrazione l'opera stessa di come vorrebbe riqualificato il proprio spazio verde sportivo e quindi per far sì che i propri figli ritornino a vivere il proprio territorio ed evitiamo l'eterna migrazione verso Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, perché noi abbiamo tante bellezze da rivitalizzare, come abbiamo il parco fluviale che abbiamo aperto con l'amministrazione Benzanotte Penna, abbiamo anche l'associazione Parco Santa Croce. Certo, sono opere che hanno bisogno di investimenti, c'è stata l'alluvione stessa che ha recato dei problemi e quindi bisogna intervenire in quelle opere. Ovviamente le associazioni e l'amministrazione in sinergia possono far sì che insieme si sviluppino quelle politiche che permettano ai nostri figli, tanto il futuro sono per noi ma anche di coloro che poi utilizzeranno queste aree verdi sportive. Solo con questa sinergia e con le idee presentate dalle associazioni stesse possiamo ristabilire quel connubio, quell'amore per la nostra terra e per la nostra appartenenza. Grazie. Bene. Allora, io riguardo a questo argomento volevo dire che
L'altro giorno, il 25 aprile, sono stato al parco fluviale di Monturano. C'erano 5.000 persone nel parco fluviale, maggiormente ragazzi, giovani, che si divertivano e hanno fatto dei giochi antichi, organizzati. Per cortesia, siamo cerchiamo di far parlare i candidati, diciamo, diciamo veramente il senso della vera civiltà, facciamo conoscere sempre più perché siamo persone straordinarie. Prego, ognuno si fa la sua considerazione. Prego, Valentini, faccia recuperare questo tempo, Valentini. Secondo me questo esempio dà l'idea di come si possono fruire le ricchezze, le possibilità del nostro territorio. Certo, noi nel parco fluviale di Sant'Elpidio abbiamo qualche problema che dovremo risolvere, ma io non vorrei parlare di questo, vorrei citare proprio il parco di Monturano come esempio. Noi potremmo fare piste ciclabili, potremmo fare passeggiate turistiche a Santa Croce. Ci sono andato l'altro ieri pure a Santa Croce, perché quello che ha Sant'Elpidio di bello lo dobbiamo mettere in evidenza, ci dobbiamo credere, ci dobbiamo vivere in questo paese, a cominciare dai ragazzini. Quindi le aree verdi principalmente sono fondamentali, perché solo se i ragazzini hanno la possibilità di divertirsi, dietro ai ragazzini ci sono le famiglie, ci sono tutte le persone che vivono in funzione di questo. Noi di questo abbiamo bisogno, non possiamo pensare che le famiglie di Sant'Elpidio se ne vadano a Porto Civitanova o a Porto Sant'Elpidio o a Porto San Giorgio per passare i momenti di svago, i momenti di tempo libero. Lo dobbiamo fare qui, perché noi abbiamo la possibilità di farlo. Certo, dobbiamo stabilire dei percorsi, decidere che cosa fare di certi interventi, come fare questi interventi, come finanziarli se c'è bisogno. Però dobbiamo crederci che questo sia il nostro salto di qualità in termini di paese. Riprendere il senso di appartenenza al paese, questa è la cosa importante. La parola. Sì, io rispondo velocemente a questa domanda dicendo che noi nella redazione del programma abbiamo previsto uno studio per una pista, per un percorso pedonale o ciclabile. Da via Fontanelle, tanto per capirci, alla fine di via Fontanelle c'è il fosso del Tribbio che, se percorso, arriva a sfociare alla frazione di Cretarola. Sono 6 km lungo il percorso del fossato, con una differenza di quota che va dai 188 metri ai 16 metri sul livello del mare, un 2% di pendenza. Significa che da Sant'Elpidio a mare vai a Porto Sant'Elpidio a piedi o con la bicicletta, senza fare 2% di pendenza. Questo parco pende di più del 2%, tanto per capirci. È una cosa realizzabile, perché alla fine si tratta solamente di toccare una fascia di 3 metri di terreno che potrebbe risultare sopra proprietà dei privati, ma a quel punto penso che i privati a cederla non hanno nessuna contrarietà, in quanto si rivaluta il fondo stesso una volta praticata una cosa del genere. Io questo è un percorso che ho fatto con i cacciatori, è percorribile, l'ho fatto già anche con altre persone di Sant'Elpidio a mare che mi hanno dato questo spunto, quindi anche io faccio la partecipazione. Perché non è che me lo sono inventato da solo, è una cosa fattibile e che può essere un valore aggiunto per il turismo di questa città. Sul parco fluviale io voglio dire una cosa: è vero che quello di Monturano è bellissimo, il nostro ha subito un'alluvione e la provincia l'ha messo in sicurezza circa 3 o 4 mesi fa, finendo i lavori. Ha subito un'alluvione che è stata l'alluvione più grande degli ultimi 30 anni. Ha avuto la funzione di vasca di laminazione, cioè quello per cui è stato creato, è stato rimesso in ordine. Non era una priorità, perché le priorità erano 13 milioni di euro di opere che sono state buttate via. Adesso è stato rimesso in sicurezza. L'amministrazione ci deve spendere 40.000 euro per ancora mettere in sicurezza il lato verso il fiume. Non ce lo siamo dimenticati. Io penso che c'erano altre priorità rispetto al parco fluviale, che è importantissimo, però secondo me è una priorità 2 rispetto a una priorità 1, perché altrimenti l'abbiamo aperto noi il parco fluviale, e figuriamoci, ci abbiamo fatto le colonie estive, di che parliamo?
Allora, si parlava, sulla domanda si parlava di salute, quindi per noi fondamentale è creare un tavolo di lavoro tra federazione, CONI, ASUR, società sportive, regione e provincia, proprio per sviluppare sport e benessere. Questo innanzitutto, visto i recenti accadimenti anche nel settore calcistico. Per quanto riguarda piste ciclabili e pedonali, io da assessore all'ambiente proprio avevo protocollato in provincia, mi sembra era il 27-28 di febbraio del 2011, due giorni proprio prima che capitava l'alluvione, Paride se lo ricorderà, era per riqualificare la sponda dell'Ete morto. Volevo collegare Casette d'Ete a Bivio Cascinare, era anche una questione per unire i due territori, il territorio è unico per carità. Poi è successa l'alluvione e quindi tutto è decaduto. Ad oggi che la provincia ha fatto l'ottimo lavoro di riqualificare tutta la sponda sinistra dell'Ede morto, non basta più quello, io voglio valorizzarla tutta, dal confine di Monte Urano fino ad arrivare, si arriva alla pista ciclabile di Porto Sant'Elpidio. Quindi l'amministrazione che verrà deve subito stilare la convenzione con la provincia, addirittura bisogna andare a parlare col sindaco di Monturano per arrivare a monte, fino a dove nasce il fiume, e questa è una parte. Poi bisogna riqualificare e riaprire il parco fluviale della sponda del Tenna, sapete tutti che c'è, forse non lo sapete tutti, ma c'è un progetto unitario tra i comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio e Monturano per unirlo, quindi dal triangolo di Monte Urano parte una pista ciclabile che arriva al mare, quindi a Porto Sant'Elpidio. Ben venga il progetto del Tribbio, e quindi queste sono cose fondamentali, cose principali. L'unica cosa è che quest'anno poteva essere riaperto il parco fluviale, evidentemente, come già accennato, non era una priorità, perché la richiesta per la convenzione è stata protocollata circa 10 giorni fa. Comunque sono fondamentali sia la sponda del Demorto, sia il Tribbio, sia il Tenna. Grazie. Allora, ok, versante del Tenna e versante del Tenna. Io ricordo quando svolgevo il ruolo di assessore, insieme al responsabile delle manutenzioni con lo scooter siamo partiti da Santa Croce, abbiamo fatto tutto l'argine del fiume Chienti, praticamente siamo arrivati, dell'Ete, siamo arrivati a Bivio Cascinare. Lì c'era una piccola difficoltà, ma si poteva arrivare con quel progetto concordato anche con l'associazione che stava a Santa Croce, che ci richiedeva, con le quali ci siamo confrontati, la possibilità di unire il territorio, quindi di unire il fronte del Chienti con Casette, Bivio Cascinare, fino ad arrivare a Civitanova. Quindi lì c'era uno studio che poi purtroppo si è interrotto con la fine dell'amministrazione, uno studio che può ripartire, così come dall'altro fronte. La cosa che mi è dispiaciuta molto l'altra sera, quando stavamo alla riunione a Luce, parlavamo di parco fluviale come possibile risorsa per integrare questa parte del territorio con tutto quello che può offrire il comune di Sant'Elpidio a Mare. Una parte dei cittadini ci ha detto: guardate che se dobbiamo spendere soldi per il parco fluviale, poi alla prima alluvione, speriamo che sia stata l'ultima, perché ci mancherebbe, va tutto buttato, pensiamoci bene prima di investire i soldi. E la stessa cosa in effetti diceva il candidato Zallocco, alle quali su questo non si può contestare nulla, perché è stato tutto rovinato con la cosa, fermo restando che però nel periodo in cui è stato aperto non è stata mai tagliata nemmeno l'erba, quindi la fruibilità, ci sono stati problemi, non è stato così fruibile. Quindi il parco, il territorio, cioè, bisogna aprire questa grande riflessione su come utilizzare i fondi. Personalmente ritengo che benissimo sfruttare e utilizzare le piste ciclabili e quant'altro, ritengo però che quando le somme a disposizione dell'amministrazione sono molto esigue, considerato che forse vado fuori tema, però è quello che penso, considerato che dobbiamo ancora risolvere grandi problemi di viabilità e anche quella è salute e decoro e sicurezza e qualità della vita e scuole materne, sinceramente la priorità alla fine diventa sempre utilizzare le casse comunali per affrontare queste priorità. Se si riesce ad attingere a qualche finanziamento extra bilancio per poter portare avanti quei progetti, ben vengano. Se quei fondi non si trovano, secondo me il comune si deve concentrare comunque alla fine su. Vero.
sembra Platano di terminare. Non manca Platano. Sì, se non manca il Platano dopo come si fa andare avanti? Prego. Allora, io volevo dire che credo che non bisogni urtare l'intelligenza e la pazienza dei cittadini, perché altrimenti dopo ce la scordiamo la partecipazione. Bisogna ricordarsi che le promesse bisognerebbe poi cercare di mantenerle. Io penso che la questione dello sport, noi la vediamo, cioè vediamo lo sport come uno sport popolare e libero per tutti. E vorremmo che ci fossero per ogni frazione dei centri, dei luoghi in cui i ragazzi possono andare con la loro palla a giocare a basket, a pallone, senza appunto dover avere il bisogno di migrare in posti limitrofi, perché d'accordo, le associazioni sono da valutare, da avere sempre un rapporto positivo, però bisogna anche pensare che queste non sono totalmente fruibili dal cittadino in tutti i momenti, bisogna prendere la prenotazione eccetera. Quindi io penso che dobbiamo puntare a uno sport aperto, come succede per esempio a Porto Sant'Elpidio nella località della piattaforma. Per quanto riguarda il parco fluviale, noi abbiamo nel nostro programma, nell'ecologia, il punto forte. Noi pensiamo che il patrimonio territoriale, il patrimonio del paesaggio sia non solo un bene, una bellezza, ma sia anche una salute mentale e fisica. Bisognerebbe tendere appunto che ci sia la fruizione da parte di tutti e non dei beni comuni, piuttosto che privilegiare magari quelle di alcuni privati. E io penso appunto che se andiamo in questa direzione, e poi la partecipazione per delle decisioni anche del parco fluviale, della pista che diceva Paride, dobbiamo prima sentire sempre i cittadini, voglio dire. Allora, volete il minuto, o ritenete, perché potete anche decidere, ci sono altre domande, di non volere il minuto, Lo volete? Perfetto. Allora ricomincia, Mariani, col minuto, il giro di minuto. Ragazzi, cercate, perché poi il moderatore può anche intervenire, no? Cercate di dire proprio realmente quello che volete realizzare nei concetti, perché vorremmo noi. Prego. Parlando prettamente di sport, visto che abbiamo parlato più di tempo libero, la cosa più importante che forse non sa, la cittadinanza non è informata o non sa, è che il patrono della valle, in variante al bilancio che è andato nell'ultimo consiglio comunale, è stata approvata la variante per far sì che la donazione di questo campo sportivo con annessi parcheggi fa sì che il patrimonio comunale acquisisca un impianto sportivo di un valore indeterminato e allo stesso tempo ci permetta di risolvere quella problematica che il polo sportivo, che potesse unire le frazioni di Castellano, Livio Cascinare, Cascinare e Casette d'Ete allo stesso tempo, non avesse, perché avevamo sempre due campi sportivi di proprietà privata, come il Brancadoro e il Ciccalè. Con questa donazione che l'imprenditore della Valle fa al comune di Sant'Elpidio a Mare di questo impianto sportivo, con parcheggi, con viabilità e con tutto poi le altre opere, ma forse la prima cosa che adesso noi andiamo a trattare è l'impianto sportivo, Io volevo dire, per quanto riguarda decidere se fare un investimento o meno, anche se piccolo, comunque è una scelta che va fatta insieme ai cittadini. Cioè, è chiaro che la manutenzione ordinaria non si deve chiedere al cittadino se si può fare o meno la manutenzione ordinaria, ci mancherebbe altro, stiamo scherzando. Però quando ci sono degli interventi che, anche se non sono altamente costosi, però possono dare degli importanti segni di sviluppo, di crescita, di modifica,
e indirizzati al bene pubblico, che è quello in questo caso del settore sportivo, bisogna parlarne, e poi dopo si potrà decidere. È vero che il parco fluviale diventa secondo o terza importanza, sta di fatto che il collegamento ciclistico che diceva De Renzi non si può fare, perché il comune di Sant'Elpidio deve fare l'investimento, se non lo fa non si può fare questa pista ciclabile. Io dico che, ad eccezione di Alessio De Renzi, invece gli altri candidati non hanno risposto alla domanda, perché la domanda era precisa, tutti condividono con i cittadini, invece io penso che uno deve proporre ai cittadini perché vada ad amministrare un progetto sulla terra. Io ho proposto quella pista ciclabile del Trebbio e ho risposto, gli altri non mi sembra che abbiano risposto, ad eccezione di De Renzi, che almeno risponde su una pista ciclabile lungo il fiume dell'Ete, dove lui sa benissimo che c'è un progetto della provincia che nella sistemazione degli argini del fiume prevede una pista ciclabile, quindi anche la provincia ci è venuta incontro. Però gli altri non hanno risposto alla domanda, quindi io la riformuliamola, perché voglio sapere su questo tema specifico qual è la risposta, perché poi io so che ci vogliono le risorse. Io parlo di un tracciato sterrato, un tracciamento della pista pedonale. Riguardo lo sport, è fondamentale ricordare che a Sant'Elpidio a Mare abbiamo il problema della mancanza di strutture sportive, e quelle esistenti in poche parole hanno proprio delle lacune logistiche, quindi l'impegno è creare nuovi impianti, ben vengano gli accordi pubblici, pubblico e privato, come nel caso di Della Valle, e come ad esempio c'è un privato che è interessato a realizzare impianti sportivi a Luce. Ritornando al parco fluviale e alla sponda dell'Ete Morto, voglio ricordare che, più che altro per il parco fluviale, avevo lavorato prima di dimettermi con il comitato San Lorenzo e con il comitato Luce per stilare quella convenzione per la manutenzione, e loro sono pronti ad oggi ad accettarlo, erano pronti allora, sono pronti ad oggi, bisogna solamente preparare quella convenzione comune-provincia. Grazie. Chiedo scusa, ma voi c'eravate quando ho parlato della sponda, della pista ciclabile che da Vivio Cascinare arriva a Cinitano? Perché io penso che loro hanno sentito il Salocco, io penso che su questo ho detto già nel 2004 ho percorso con lo scooter quella strada insieme al geometra Principi, dove abbiamo verificato e c'era anche un progetto, purtroppo. Però ripeto, per quanto riguarda le risorse finanziarie, ritengo opportuno andare su finanziamenti extra bilancio comunale, se ne può parlare con la provincia perché si parla di collegamento. Per quanto riguarda la parte del parco fluviale, ho ribadito anche lì un concetto: se fare un investimento rischiando che poi vada buttato via tutto dall'alluvione, pensiamoci. Quello è anche il messaggio che ci ha detto la comunità della Luce: fateci le attrezzature sportive di fianco alla scuola, delle quali non si ne è parlato, poi eventualmente se c'è facciamo anche il parco fluviale, però almeno è sicuro che le attrezzature sportive di fianco alla scuola sono fruibili per tutta la comunità della Luce, per i bambini che vivono quella scuola, perché... Prego, c'è... Per cortesia, è un dibattito talmente bello, poi avete altre occasioni per interagire con loro nelle singole manifestazioni che sono, finisce qua. Questa è la serata, è iniziato bene, stiamo un attimo, quindi io... calma, prego, un attimo il tempo, sbarra il comprato, per cortesia, siccome poi voi con il voto potete decidere, questa sera credo che sia democraticamente corretto ascoltarli, perché poi lei, lui, scelga il migliore, quindi fatelo esprimere. Anch'io credevo di aver detto qualcosa, cioè io per quanto riguarda i parchi pubblici non gradiamo quelli a pagamento, vorremmo avere per ogni frazione al centro storico, al centro diciamo al capoluogo, luoghi in cui i bambini possono andare a giocare senza aver bisogno di avere nessuna tessera di associazione, senza aver bisogno di prenotare. E poi
quello di Diego della Valle, del patron Diego della Valle, l'importante è che la manutenzione poi dell'impianto non finisca appunto come quello che non si sta mettendo in pratica al parco fluviale. Ci vogliono i soldi per mantenere le cose, non bisogna... Quindi credo che abbiamo terminato, se non sbaglio, giusto? Allora, sono rimaste ancora tre domande, quindi la sto mandando a Sperini. Vi state annoiando? Sì. Allora, fate un applauso, no? Quella barbara è per l'OSI, che è organizzata, mai? Grazie, cerchiamo di sdrammatizzare un momentino. La prossima domanda ce la risponderà, inizierà, vediamo. Abbiamo la lettera che ripresa è? Oh, certo, prima sarà sbagliata, è tornata indietro. Perfetto. Ci rifai un altro giro intanto? Terrenzi, inizia Terrenzi, la domanda è sul turismo, la fa l'OSI. Prego, microfono. No, sì, funziona. Buonasera, sono Giuseppe Rizzo, la domanda è questa. Vista la crisi economica che ha colpito il nostro territorio, basti pensare alle aziende del settore calzaturiero che hanno chiuso in questi anni, ritenete che il turismo sia una strada da intraprendere per dare slancio all'economia? Se sì, come pensate di favorire la creazione di una rete tra commercianti, associazioni, albergatori e turisti stessi che sia in grado di creare una proposta turistica competitiva? Grazie. Io farei anche un applauso a chi fa le domande. Allora, innanzitutto noi abbiamo scritto sul programma e abbiamo intenzione di creare un tavolo tra amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Fondamentale secondo noi è anche il tavolo, ci deve stare anche i tour operator, quindi bisogna incentivare il tour operator per portare gente a Sant'Elpidio a mare. Io faccio il solito esempio: innanzitutto bisogna portarli da Porto Sant'Elpidio, che è qui vicino, quindi lavorare in sinergia con la nostra vicina Porto Sant'Elpidio e con tutti i territori comuni limitrofi. Per quale motivo? Perché credo che io voglio che, in poche parole, devono approfittare del nostro territorio, approfittare nel senso buono, perché noi abbiamo un ottimo centro storico, abbiamo il parco fluviale o vasca di laminazione, abbiamo la sponda dell'Ede Morto, abbiamo le nostre tipicità, abbiamo le nostre peculiarità. Quindi va valorizzato il museo della calzatura, va valorizzata la pinacoteca e quindi vogliamo fare anche un turismo commerciale, quindi fare promozione, promuovere il turismo degli outlet e delle botteghe artigiane. Questo è fondamentale, quindi per incentivare ad andare negli outlet oltre ad andare nei musei e nella pinacoteca. Nostro progetto fondamentale è l'albergo diffuso, quindi l'albergo diffuso per noi è prioritario, si può realizzare insieme al pubblico e al privato, perché i privati possono partecipare a questo albergo diffuso, e con l'albergo diffuso, dico sempre io, si tocca tutti i settori, sia il settore del turismo, della cultura, dello sport e del tempo libero, perché con l'albergo diffuso dobbiamo fare per le prime colazioni ad esempio le convenzioni con i commercianti, per la mezza e per la prima pensione, per la mezza e per la pensione completa dobbiamo fare le convenzioni con i ristoranti, quindi facendo il turismo che non è più toccata e fuga, poche parole, il commercio va anche per il commercio, perché si può acquistare una maglia per dire qualsiasi cosa propongono i nostri commercianti del centro storico o di tutto il territorio, quindi si crea l'indotto, si crea economia, questo è fondamentale. Quindi accoglienza l'abbiamo pensata al Montalto Nannerini, albergo diffuso al Montalto Nannerini per una parte, e per una parte a sede delle associazioni culturali e di volontariato. Grazie.
Nella giunta comunale che ho in mente, che in questi giorni comunque alle quali ho voluto dedicare tempo, ho dedicato un assessorato specifico a cultura, turismo, commercio, sport e politiche giovanili, perché tutti questi fanno parte del tessuto sociale, di quello che può esprimere questo territorio e vanno messi in rete. Per questo li ho voluti includere nello stesso assessorato in maniera tale che abbia un'unica regia per poter promuovere e mettere in rete. Ovviamente confrontandosi con i commercianti, confrontandosi con le associazioni, ma soprattutto mettendo in rete tutti quei monumenti che abbiamo a Sant'Elpidio a Mare. Oggi non basta fare come è stato fatto fino ad oggi, aprire l'ufficio turistico e pensare che si sia fatto turismo. Il turista non viene per questo. Noi innanzitutto ci dobbiamo attivare affinché Santa Croce, che è privata, che è stata ristrutturata con i soldi pubblici, venga rimessa a disposizione del pubblico, perché quella è una parte importante di questo territorio. Abbiamo la Madonna dei Lumi, la Pinacoteca, il Museo della Calzatura, la Torre Gerosolimitana. Tante cose abbiamo da offrire, allora facciamo un pacchetto, mettiamo in promozione non solo ai camping della zona, ma proprio ai tour operator, affinché possano essere organizzate iniziative e visite a Sant'Elpidio a Mare. Poi ecco, questo qua, quindi cultura e turismo devono andare di pari passo. Abbiamo anche un eccellente istituto alberghiero, lo voglio citare perché ogni anno escono l'istituto alberghiero dei bravissimi ragazzi che sono esperti in quel settore, quindi c'è anche possibilità di crescere per le attività commerciali di questo settore. Poi ovviamente se girano persone ripartono le attività anche senza incentivi, ripartono perché comunque c'è il movimento, ripartono perché c'è l'iniziativa e c'è anche lo stimolo. Quello che ci piacerebbe poi creare è la vetrina delle Marche, ovvero valorizzare all'interno del centro storico tutti quegli edifici ristrutturati o comunque da ristrutturare affinché gli artigiani della zona possano aprire outlet o negozi. Ovviamente questa è un'idea, è un grande progetto e occorre tempo affinché si possa realizzare, però se l'artigiano singolo parte e fa questa iniziativa fa un buco nell'acqua. Se l'amministrazione comunale mette in rete tutte queste sinergie e si occupa di portare turisti a Sant'Elpidio a Mare o gente che vuole acquistare sia negli outlet nella zona industriale che in centro storico, sicuramente questa iniziativa può avere maggiore. Avete notato che già dopo quattro domande riescono a finire il tempo giusto? Quindi stanno diventando dei professionisti. Facciamo gli applausi a tutti, dato recuperano un secondo, recuperano un bicchiere d'acqua, potete avere una frazione di secondo, perché poi non è che gli facciamo un processo. No, anche perché prego. Non è proprio il caso. Con l'ordine del tempo? Ok. Allora, per quanto riguarda il progetto del turismo, noi pensiamo che il patrimonio, per riattivare il percorso del turista a Sant'Elpidio a Mare, bisogna creare nel centro storico il motore culturale della città, bisogna riattivarlo come da un punto di vista della salvaguardia delle piccole imprese artigiane, facendo per esempio dei mercati, dei farm market, dei prodotti biologici del territorio, riposizionando la biblioteca al centro storico, cercando di mettere qui al Teatro Cicconi, far tornare a proiettare dei film magari di seconda vabbè, tranquilli, può capitare, ti aiutiamo noi. È capitato a me. Ti aiutiamo noi, non ti preoccupare, recupera. Sì, prendo fiato. E poi praticamente cercai appunto di mantenere il livello delle manifestazioni non solo durante il periodo estivo, ma cercare di farlo durante tutto il periodo dell'anno, cercando anche di non aiutando anche le altre manifestazioni culturali. Poi un'altra peculiarità del nostro punto di vista è l'ecoturismo, nel senso che noi abbiamo anche da salvaguardare quello che è appunto l'ambiente, il territorio, che riesce sicuramente a essere meglio gestito e riesce a essere un punto di
interesse per, dalla costa fino, certamente ci sono tutti questi monumenti da valorizzare, e questo sicuramente potrebbe essere il motore per riattivare il turismo. Passiamo all'esito. Applauso, prego. Nei 2 anni in cui ho ricoperto l'incarico d'assessore all'ambiente, per dire come il turismo è connesso anche alla materia ambientale, avevamo intercettato un finanziamento della Comunità Europea di circa 8.000 euro per intraprendere quelle progettualità che ci avrebbe permesso in un medio-lungo tempo di accedere e avere la certificazione ambientale ISO 9000 e la ISO 14001. Questo ci avrebbe permesso, una volta realizzate e realizzate, significa, vuol dire anche le percentuali per esempio di attività ricettive, attività nei sistemi fognari, raccolta differenziata, intraprendere dei percorsi che ci avrebbe permesso con queste certificazioni poi di essere la condizio sine qua non per acquistare la bandiera arancione ed essere inseriti tra i borghi più belli d'Italia. Le certificazioni ambientali sono le condizioni essenziali da certificazione di una società esterna che avrebbe valutato le nostre percentuali. Questo significa, una volta acquisita la bandiera arancione, come il comune di Montelupone e San Ginesio sono gli esempi da noi più vicini, significa poi mettere in rete tutto un sistema di attività produttive che nel nostro territorio avrebbe permesso di essere una vetrina innanzitutto per le attività agroturistiche, quindi per l'attività poi del centro storico. Ovviamente il centro storico per noi è la nostra cartolina, è il nostro salotto che noi dovremmo pubblicizzare all'esterno, ma questo voglio dire che il turismo non deve essere connesso solo alle bellezze che noi abbiamo, come hanno citato poc'anzi i miei candidati, come può essere il laboratorio a Castellano astrogeofisico, come potrebbe essere le bellezze naturali del parco naturale. Sono tutte bellezze che rientrano in questo percorso che permettono di far sì che i turisti, perché non possiamo più permetterci di fare delle manifestazioni consone soltanto ai nostri residenti o ai nostri cittadini, dobbiamo permettere attraverso l'integrazione, quindi lo sviluppo di manifestazioni che abbiano un peso specifico, che permettano di essere il volano poi per i comuni limitrofi per cercare di portare i turisti all'interno della città di Sant'Elpidio a Mare e portare ricchezza, per far sì che tutte poi le attività connesse possano svilupparsi in maniera integrata e complementare a quelle che noi proponiamo, perché quando la manifestazione è a Casette d'Erba o a Castellano i proiettori si accendono nella città, sulla città di Sant'Elpidio a Mare, e dobbiamo portare all'esterno un prodotto che ci permetta di qualificare il nostro territorio, e quindi questo è turismo in senso lato a 360 gradi. Non soltanto. L'argomento della rivalutazione del centro storico è sicuramente uno dei punti più importanti di tutti i programmi, perché credo stiamo dicendo tutti più o meno la stessa cosa, cioè il turismo si può crescere, può migliorare, può portare persone a Sant'Elpidio solo se il centro storico si predispone a questa situazione. Adesso noi non possiamo portare nessuno a Sant'Elpidio perché purtroppo la situazione è quella che è. Quindi sicuramente noi dobbiamo intervenire velocemente per chiudere i lavori della pavimentazione. Dopodiché dobbiamo progettare e realizzare tutto un sistema che ci possa permettere di riaprire tutti i locali del centro storico da dedicare ad attività commerciali, attività artigianali, da dedicare a rapporti con industriali per aprire outlet, quindi tutte quelle condizioni che possono permettere di rivitalizzare il centro storico. Chi è nato prima, l'uovo o la gallina secondo voi? Se ci sono le persone al centro storico, ci sono i negozi aperti. Se i negozi sono chiusi, le persone non vengono al centro storico, quindi è forza di cose riaprire tutti i negozi per ripermettere questo virtuale che fa ritornare la gente a Sant'Elpidio. Nel momento in cui questo avviene è chiaro che per il turismo, che è la nostra forza, che sarà la nostra forza completa al turista in questo territorio. Faccio un esempio, c'è un'iniziativa a Casette d'Erba che è Fiori all'Occhiello per
per questa provincia il modo idea. Ci sono le varie manifestazioni di quartiere che in tutti i quartieri fanno. C'è la Contesa del Secchio, la città medioevo. C'è l'Osservatorio di Castellano. Ci stanno altre iniziative dove i turisti possono essere portati, possono vivere questi momenti da condividere insieme alla cittadinanza e Firenze, e siccome sono tutte iniziative caratteristiche particolari di Sant'Elpidio a Mare, tutto il movimento di iniziative che è in questo territorio non sta in altri, tanto per capirci. Se insieme a tutto questo ci mettiamo quello che dicevo in apertura, delle bellezze naturali che in campagna possono essere trasformate in strutture turistiche ricettive, agrituristiche, siccome riparte anche il PSR, il piano di sviluppo regionale, lì sì che ci sono i finanziamenti europei per le strutture agrituristiche e che possono essere benissimo, possono essere condivise dagli agricoltori su questo territorio. Allora, un pacchetto completo insieme a bellezze naturali che noi abbiamo può essere la carta vincente. Per il centro storico è vero che è il cuore di questa città, è il polo d'attrazione perché ha delle bellezze, dei monumenti, delle chiese, delle rievocazioni storiche forse uniche, più antiche delle Marche, però guardate, è anche vero che noi abbiamo cominciato un discorso di recupero del centro storico. Noi abbiamo investito 1.700.000 euro sul centro storico, i lavori si sono prolungati ma saranno finiti e sono sotto gli occhi di tutti. La pavimentazione è un punto di partenza del centro storico, perché poi se ieri sera qualcuno partecipava all'assemblea all'Auditorium Giusti, attraverso delle slide del progetto che questa amministrazione ha per il centro storico, si rendeva conto quello che può avvenire in futuro con il recupero dei palazzi per farli diventare contenitori per altre cose, la bottega artigiana che diceva il dottor Valentini, i locali tipici e i locali gastronomici. Poi avete il tempo, siamo corretti. C'è un altro minuto da recupero. Allora, io ho sempre sostenuto che commercio, turismo e cultura vanno di pari passo, quindi è uscito anche sulla stampa e noi vogliamo fare di questi tre settori un unico assessorato. Oltre a questo vogliamo mettere un consigliere delegato proprio che si occupi di associazionismo, che stanno vicino alle associazioni per essere il filo diretto, perché lì c'è un macello di burocrazia e bisogna snellirla, quindi bisogna velocizzare le pratiche. Ritorno sulla questione dell'albergo diffuso, prima dicevo che ne giovava per il commercio, ne giova anche per la cultura, perché quando c'è l'accoglienza le persone possono i turisti possono rimanere e magari a guardare, partecipano al Mayday, alla Contesa del Secchio, alla città medioevo, quindi possono ritornare alla sponda dell'Ete Morto e al Parco Fluviale, perché noi vogliamo istituire il servizio di bike sharing. Queste situazioni qui, fondamentale importanza ovviamente lo deve avere la Proloco, che deve avere un ruolo di coordinamento, di pianificazione di tutte le dimensioni. Non ho tanto da aggiungere a quello che ho detto prima, tranne che quello che è il progetto di cultura, turismo, sport e altre attività ovviamente si deve andare a integrare con quello che già è esistente, e questo è un territorio che ha tantissime manifestazioni. Chi vive l'amministrazione sa quanti inviti arrivano soprattutto d'estate per tutte le manifestazioni, da quello che può essere da Cretarola, la festa dei bambini, anche se poi non so se verrà ripetuta a Castellano. L'anno scorso è stata fatta per la prima volta la manifestazione Cerealezza, quindi il territorio già è molto vivo. L'amministrazione poi deve alzare il livello di tutto questo, attivismo, per fare in modo che si possa essere ancora più conosciuto. Per quanto riguarda l'Osservatorio di Castellano, lì c'è in quella bellissima area una bellissima iniziativa per fare un parco botanico, e venne, mi ricordo, anche Margherita H, la posa della prima pietra. Purtroppo poi di quel parco non si è fatto più nulla. Non sarebbe male riproporre e ripresentare quel progetto. No, io volevo dire a Mariani che la bandiera arancione non la si può ottenere, perché il comune ha più di 15.000 abitanti e tutt'al più può aderire o essere socio, diciamo, dell'associazione dei comuni virtuosi,
che questa può comunque essere un vanto per la promozione della città da un punto di vista turistico. La bandiera, come dicevo, arancione la può ottenere solo una piccola comunità al di sopra dei 15.000 abitanti, distanti dal mare, insomma ci sono delle categorie che di cui non facciamo parte. A posto. Il discorso che ho affrontato della bandiera arancione della certificazione ambientale inseriva un programma per cui permetteva ai nostri investimenti di capire quello che la nostra città deve avere, perché altrimenti rischiamo di vedere molti colori della nostra città ma non vediamo mai un colore unico di sviluppo. Quando si parla di turismo in borghi più belli d'Italia o comuni virtuosi, come dice il candidato Platano, ci permette di intraprendere quelle progettualità turistiche che fanno sì che il nostro prodotto all'esterno abbia un valore non solo per i residenti di Sant'Elpidio a Mare, altrimenti finisce quell'effetto sia per le attività produttive ma anche per i commercianti che vogliono sviluppare il loro settore di appartenenza. Ritornando quindi ad intavolare e quindi imbandire un discorso effettivamente ed esclusivamente per una promozione turistica della città con tutte le bellezze che abbiamo poc'anzi citato, la nostra volontà è quella di istituire, oltre al mercato tradizionale, e qui convergo sull'idea del candidato Orsini di cercare di riportarlo in via Roma per farlo raggiungere poi il centro storico e anche piazza Matteotti, quello di un mercatino delle erbe e dei prodotti tipici per valorizzare quelle che sono poi le attività. Anche io condivido il discorso del mercato da riportare nella zona centrale. Volevo chiudere il discorso precedente dicendo che le manifestazioni sono l'elemento essenziale per poter dare vita a questo paese dopo aver fatto gli interventi nel centro storico, e per questo dobbiamo avere l'aiuto, il supporto di tutti i gruppi giovanili che con le loro idee possono mettere in piedi delle manifestazioni significative e importanti che possono attirare persone attraverso gli strumenti che sono di loro proprietà, Facebook e altre cose. Quindi ci sono delle manifestazioni che possono essere realizzate a Sant'Elpidio perché ha delle caratteristiche morfologiche tali che possono essere fatte qui, e questi raccolgono persone, ragazzi che vengono da tutto il mondo attraverso l'informazione su Facebook, non ce lo dobbiamo dimenticare. Sì, io sono contento che sono stati citati dagli altri candidati due punti importanti per il rilancio del turismo: comune virtuoso, rivalutazione del centro storico. Beh, guardate, il porta a porta e la ristrutturazione del centro storico mi sembra che è una cosa che è in corso, qualcuno l'ha creata. Sono contento però che condividete questa cosa, perché comune virtuoso non si poteva diventare se non si faceva il porta a porta, la rivalutazione del centro storico non si poteva cominciare se non si faceva la ristrutturazione del corso. Quindi penso che abbiamo fatto centro almeno su queste due cose. Dopodiché vado avanti dicendo, sono d'accordo con Rituro Peretor, infatti abbiamo firmato 15 giorni fa un protocollo d'intesa con il comune di Civitanova Marche, che è capofila, e altri 12 comuni tra il Maceratese e il Fermano, per far quello che tu dici a Civitanova Marche nella sede dell'Ente Fiera, dove tutti i tour operator si trovano lì e fanno fare il giro ai turisti per il territorio in base alle manifestazioni. L'albergo diffuso, la variante a piano del centro. Mi dispiace, vai, c'è un sacco di consolito per tempo e quello. Ho amministrato, ho tante cose da dire, certo. Però non possiamo fare differenza di tempo. Allora, è finita Roma. Siccome sono rimaste ancora due domande, sembra che tutti. Facciamo un po' di coraggio, si può dire. Guardate che non è italiano. Però, scusa, vieni qua, girati, ma non ti far vedere più. Allora, andiamo alla sesta e penultima domanda. Sappiamo già che Valentini mi sembra non ha risposto mai per primo, quindi tocca a Valentini, non lo posso sorteggiare perché è solo, è rimasto solo, come faccio a sorteggiare? Allora, mi metto le cuffie. Adesso qui il dottor mi fa le ossa. Allora, considerando che aspetta, sono un po' stanchi, sì. Falli riposare. Vai, tempo. Ma non gliela fa più, ma è morto. Coraggio, è due anni che stavano frescati. Allora, la sesta domanda se la fa il dottor Cedroni della Papera, quindi un paperozzo, è sulla dovete. Dovete, se dovete, può farlo?
Ma è una cosa strana, ma non pensavo mai, sono sanità. Veramente la domanda che voglio fare io è un'altra. Come mai siete in serie due figure? Cioè uno ha fatto la figuraccia, sei al settimo punto. Ma non è questa la domanda. Devo fare però una premessa. Bisogna che sicuramente i candidati sindaci lo sanno, ma la popolazione forse no, c'è una differenza tra servizi sociali e sanità. I servizi sociali sono di competenza del comune e si può attrezzare da soli, le associazioni come vuole. La sanità rientra in un piano sanitario regionale, come qualcuno ha accennato, e quindi sono delle leggi, delle imposizioni, un piano, chiamarlo come pare, che parte dall'alto, parte da ancora. Allora, proprio per rimanere in tema di sanità, quindi in considerazione del solo potere consultivo che ha il sindaco e visti i numerosissimi servizi che la cittadinanza ha perso negli anni, come pensate di poter sfruttare la presenza degli immobili situati nel nostro territorio? Posso farla anche più chiara, tradotto: che cavolo ci può dare l'ASUR in cambio di tutto quello che ci ha levato? Per quello che riguarda i servizi, gran parte dei servizi sociali sono effettuati, il comune li fa effettuare, a delle cooperative che vengono scelte a ribasso. Morale della favola, questo va a discapito del lavoratore, che è di fatto sottopagato o meglio sfruttato. Pensate di proseguire anche voi con questa politica o avete delle idee differenti? Anche qui tradotto, andiamo ancora avanti con la cooperativa di Bologna, Milano, chi ne può fregare di meno di San Delpidio? O pensate a dei lavori indigeni, cioè dei locali? Prego. Allora, a lei l'onore della prima domanda. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'ASUR, quello che ci ha lasciato come eredità e quello che noi dovremmo o potremmo fare, il discorso è abbastanza complesso, non è che si risolve in poco tempo, però la cosa importante è questa, che c'è un'ipotesi, un'idea che l'ASUR ha di portare una parte della struttura sanitaria all'ospedale insieme al reparto attualmente che c'è di medicina, diciamo di lungo degenza, che potrebbe essere incrementato. Queste sono indicazioni, non sono cose concordate, sono indicazioni che ho ricevuto da persone che stanno nell'ambito dell'ASO. E questo potrebbe significare che per San Delpidio ci potrebbe essere la possibilità di che l'ospedale possa continuare a esistere come struttura con un reparto lungodegenza, diciamo, più grande, più importante. Naturalmente questo può significare che ci sarà, continuerà a esserci un primo intervento che non è un pronto soccorso come ipotesi di attività, quindi un pronto intervento che risolve solamente un certo piccolo parte, una piccola parte di problemi, diciamo, di codici bianchi e codici gialli, mentre il pronto soccorso comunque sarà a fermo e ci potrà continuare a essere la croce azzurra nei locali dell'ospedale. Questa è una indicazione che ho avuto, che potrebbe essere suffragata da accordi successivi. So che queste indicazioni, queste cose sono state già in qualche maniera analizzate con la provincia, con il comune di San Delpidio, e quindi per quanto riguarda il discorso dei servizi sociali, io penso che la cosa più importante sia quella di utilizzare le persone del posto nelle condizioni migliori, scegliendo naturalmente secondo delle capacità. Poi il resto si vedrà all'atto pratico. Prego. Paio. Sì, io dico, allora, quello per rispondere al dottore, è vero, sulla questione sanitaria risponde la direttiva, viene dalla regione, c'è il comitato dei sindaci dell'area, che sono il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, di Porto San Giorgio, Fermo e adesso non ricordo quale altro comune. Porto San Giorgio l'ho detto? Ah, Monte Giorgio, grazie, e Monte Giorgio. Allora, quello che diceva l'ingegner Valentini è questo:
c'è un progetto per lo spostamento del distretto sanitario nell'ospedale nei piani alti. Io penso che questo per il comune, per l'ospedale di Santa Pio a Mare, farlo rimanere, rafforzarlo come struttura, è il progetto che noi dobbiamo portare avanti, altro non esiste. E questo è per far rimanere la struttura viva e vegeta come non mai, nel senso che intanto ci si porta il distretto, la struttura comincia a rivivere, una volta che la struttura vive è difficile chiuderla, dopodiché si porta la lungodegenza e io credo che è il servizio principale di cui i cittadini hanno bisogno, perché nella lungodegenza o nella RSA è l'aspetto importante che dà il vero servizio alle famiglie, perché poi per le malattie gravi uno va nei centri specializzati, non è che viene nell'ospedale di Sant'Elpidio a Mare, tanto per capirci. Poi mi dispiace che ci ho 2 minuti perché il tema sarebbe molto più ampio per spiegarlo bene, però io quello che voglio dire, il cittadino ha bisogno di una struttura che gli è vicina per il proprio caro che è ammalato e che probabilmente è accompagnato in età avanzata in questi ospedali, tanto per capirci. Per quanto riguarda invece, dottore, il discorso delle cooperative, beh, c'è una normativa nazionale che riguarda gli appalti, le gare di appalto. Noi nei servizi sociali le gare sono tutte quante a il rapporto qualità-prezzo, no? Massimo ribasso. Dopodiché ci sono delle tabelle sindacali che devono essere rispettate. Scusa, si va a ridere, ma ancora una volta dobbiamo passare là. Lo so che è complesso. Continui dopo. Allora, punto cardine del nostro programma elettorale dopo la partecipazione e la trasparenza sono proprio i servizi sociali, visto il contesto economico, visto la crisi economica che stiamo vivendo. Quindi massima vicinanza alle famiglie bisognose, ai lavoratori in crisi, agli anziani, ai giovani, ai diversamente abili. Questo io nei giorni scorsi ne ho parlato molto della questione della sanità, della questione dei servizi sociali, non so se andrò fuori tema, comunque mi preme dire che Sant'Elpidio a Mare fa parte dell'ambito territoriale sociale 20, dove partecipano anche i comuni di Porto Sant'Elpidio e Monturano, e purtroppo con rammarico devo constatare che questi servizi stanno sempre più andando verso Porto Sant'Elpidio. Questo mi dispiace, questo non deve accadere più. Io dico questo, faccio degli esempi: un cittadino di Sant'Elpidio a Mare che ha bisogno di fare l'elettrocardiogramma a Sant'Elpidio a Mare non può fare. L'ortopedia è stata tolta a Sant'Elpidio, è stata portata a Porto Sant'Elpidio, la mammografia aprirà a breve a Porto Sant'Elpidio, ce n'è una spenta a Montegranaro. Per quanto riguarda la MOC, che serve più che altro per le donne, che succede? Stanno aprendo questo servizio a Porto Sant'Elpidio, quando a Sant'Elpidio a Mare nella nostra struttura ci sono stanze libere pronte per poter inserire questo servizio. Ecco, si stanno spendendo soldi a Porto Sant'Elpidio, non si sa per quale motivo, in poche parole si stanno potenziando i servizi di Porto Sant'Elpidio a differenza di quelli di Sant'Elpidio a Mare. Questo è il discapito dei cittadini di Sant'Elpidio a Mare e soprattutto degli anziani che non possono raggiungere, che hanno difficoltà a raggiungere Porto Sant'Elpidio. Quindi per quanto riguarda gli appalti, come diceva il candidato Zallocco, quindi ci sono delle normative regionali, delle normative nazionali che bisogna rispettare. Quindi molto importante la questione della casa di riposo all'interno dell'ambito territoriale sociale 20, dobbiamo essere il polo dell'anziano. Quindi noi con la partecipazione vogliamo capire se realizzarla l'ala vecchia dell'ospedale, perché è una struttura privata e vogliamo sapere se dobbiamo spendere i soldi del comune in una struttura privata e valorizzare quella. Questo però lo decideremo insieme a tutti voi, perché noi applicheremo la partecipazione, che è un punto cardine del nostro programma. Yes.
Inizio parlando proprio del polo dell'anziano che avevo citato anche nella premessa di presentazione, ovvero lì si integra quello che prevede il piano sanitario regionale, quindi posti di lunga degenza nell'ospedale e nell'edificio accanto una struttura dell'ASUR che ha la destinazione urbanistica solo per poter fare una struttura tipo la casa di riposo, si potrebbe sposare bene questo progetto. Come diceva prima il dottor Cederoni, cosa ci darà l'ASUR per tutto quello che ci ha tolto? Ci possiamo far regalare questa struttura per fare la casa di riposo. E io chiedo un impegno ai candidati sindaci, io non so chi di noi sette sarà sindaco di Sant'Elpidio a Mare, prendiamo l'impegno a far rimanere la casa di riposo a Sant'Elpidio, perché se non investiamo nella casa di riposo sappiamo che quella struttura non è più possibile e deve essere cambiata la situazione. Investiamo, andiamo a chiedere finanziamenti, perché già un finanziamento di 150.000 euro per la casa di riposo fu fresco. 500. Mi ricordavo male, anche 150.000 euro prendiamo noi, così come lo prendiamo per il girasole, ma non è questo il momento. L'impegno è che dobbiamo capire che questi servizi devono rimanere nel nostro comune e quindi ci dobbiamo battere, indipendentemente di noi chi va a governare, sarà un impegno morale per il nostro comune fare in modo che questi servizi restano, perché altrimenti stiamo perdendo e stiamo svendendo il nostro territorio, ma soprattutto i servizi che sono fondamentali. Il discorso degli appalti, l'ha detto bene il candidato Zallocco, c'è una normativa alle quali ci dobbiamo attingere per quanto riguarda i servizi. Ci stanno già persone di Sant'Elpidio a Mare, c'è una normativa europea, non è che possiamo scrivere sul bando mi piacerebbe una cooperativa alta bionda con gli occhi azzurri. La cooperativa di fuori poi assume personale della zona, ci stanno delle tabelle, perché il personale è della zona che viene acquisito, però certo ovviamente deve essere un progetto, non solo il discorso del ribasso, ma deve andare in punti anche in base ai servizi che propone la cooperativa, però questo sempre nel rispetto della normativa, non si può fare diversamente. Per quanto riguarda i servizi, cito anche il discorso farmacia, noi avevamo messo la possibilità di aprire la farmacia nella zona Luce, nella versante Falerienza, in quanto Luce Credarola è sprovvista di questo servizio, adesso con la nuova normativa è possibile poter attivare una nuova farmacia in quella zona in maniera tale che anche questo servizio arrivi laddove non c'è. Grazie. Per quanto riguarda la sanità, effettivamente ci sono le leggi regionali a cui non possiamo svincolare. Certo è che una città come Sant'Elpidio a Mare senza la casa di riposo oppure anche un servizio di pronto soccorso un pochettino più efficiente credo che non guasterebbe. Noi pensiamo che bisogna sviluppare soprattutto le politiche sociali che favoriscono l'integrazione delle fasce di popolazione più disagiate, collegandosi appunto con le associazioni di volontariato e quelle dei servizi sociali. Intendiamo proseguire sempre il servizio il percorso che ha iniziato la Sibilla Zoppo Martellini, che troviamo che sia stato l'unico che ci ha soddisfatto. E chiaramente l'ospedale è un grande problema, perché mi è capitato anche personalmente di dover venire per un malore e essere dirottati o a Civitanova Marche o a Fermo, quando sei in preda al panico e ai dolori non è una cosa. Io, se fosse possibile, mi attiverei perché che venga un servizio di guardia medica, di pronto soccorso, insomma in una maniera che una città come Sant'Elpidio a Mare di 17.000 abitanti e con tutto il circondario dei paesi qui intorno non abbia sempre da dover andare in giro a cercare, che poi quello di Fermo sappiamo bene come ultimamente funziona, insomma. Quando ascolto le mie candidati che dicono che i servizi sono persi o sono andati, sono migrati in altri comuni, ma se qui ragioniamo in termini di ambito 20 e allo stesso tempo dobbiamo far sì che i servizi che noi prima avevamo vengano gestiti ora in maniera integrata e in maniera consorziata per cercare di far sì che i benefici ricadano sulla cittadinanza, oggi se una legge regionale, che è una fonte di legge di rango primario e non può derogare ad una di rango secondario come potrebbe essere il potere che ha
un sindaco che è soltanto consultivo e quindi di essere un po' di ispiratore e di stimolo a quelle che possono essere poi le scelte che vengono prese in maniera collegiale. Noi oggi siamo qui per far sì che i nostri servizi, per cui oggi dobbiamo sviluppare il nostro ospedale, come poc'anzi hanno citato tutti i miei colleghi, devono essere dal direttore dell'area 4, dobbiamo far sì che questi investimenti vengano fatti e affinché questi servizi vengano attuati, sapendo che poi i servizi che sono stati, tra virgolette, traslati e vengono compiuti dal comune di Porto Sant'Elpidio, vengono compiuti in un ordine gerarchico di gestione del servizio stesso, ma di cui tutto il territorio deve favorire e deve crescere questa integrazione in termini di assistenzialismo e in termini di prestazione sanitaria. E questa è la cosa fondamentale se vogliamo cominciare a togliere campanilismi non soltanto tra frazioni e città, ma anche allo stesso tempo tra comuni, per cui dobbiamo essere virtuosi anche nel servizio sanitario alla persona, sapendo che il pronto di primo intervento, di primo soccorso, noi sappiamo che dobbiamo darlo in maniera necessaria. Forse sarà questo il compito del candidato sindaco, di cercare di potenziare il pronto soccorso o il pronto di primo intervento, oltre a tutte quelle altri servizi che noi dovremo tutelare alle fasce da 50 anni over fino al compimento di quelle che possono essere poi l'età o i servizi stessi che vengono dati alla città. Per questo motivo la nostra politica sarà attuata ovviamente tutelando quelle che sono poi i servizi sociali e sapendo come vengono gestiti in maniera diretta dal nostro comune, quindi dal nostro servizio sociale, devono essere sempre improntati alla massima trasparenza nel rispetto della legalità e quindi anche nel rispetto delle normative esistenti, come citava il candidato Zallocco. Ovviamente non possiamo derogare, massima attenzione sarà posta al sociale per quanto riguarda le nostre politiche, cercando di trasformare l'assistenzialismo passivo, che è una sorta di contributo di... Quindi ora passiamo col giro del minuto e siamo al giro di boa per questa domanda. Sicuramente la sistemazione della casa di riposo è una cosa assolutamente inderogabile, perché in queste condizioni dovrebbe essere chiusa così come sta operando. Quindi è il primo intervento in assoluto che bisogna fare, e visto che ci sono le condizioni sicuramente potremmo attivarlo in maniera abbastanza rapida. Dopodiché il lavoro sul pronto soccorso, su questa possibilità di pronto soccorso, o questa idea di poter avere una struttura più efficace rispetto alla struttura attuale di pronto intervento, è sicuramente una cosa su cui noi dobbiamo lavorare nell'ambito delle regole, nell'ambito delle leggi e così via, perché è assolutamente impensabile che, siccome le persone che stanno avanti nell'età hanno bisogno di sicurezza, quale maggiore sicurezza è quella di avere un pronto soccorso che è pronto, che è disponibile a supportare le esigenze delle persone? Concludo dicendo al dottore, perché per essere chiari, la questione delle cooperative, dicevo, noi diamo un servizio che non è al massimo ribasso ma è rapporto qualità-prezzo, poi nello specifico quando si va a fare la gara ci stanno delle premialità in base a dei criteri che uno mette, e il criterio che riguarda la miglior offerta, faccio un esempio, su 10 punti è 2 punti, gli altri punti privilegiano la qualità del servizio che viene data in base allo spessore del personale e una serie di casistiche, e comunque sia partecipano anche imprese commerciali a questi tipi di gara, e non è messa in concorrenza la cosa, perché ripeto, il punteggio che viene dato al massimo ribasso alla economicità del servizio, su 10 punti saranno 2 punti, non è quello che sposta. Però voglio andare avanti dicendo, ai cittadini di Sant'Elpidio a Mare va detta una cosa, che non dobbiamo spostare le bocce ogni volta che c'è una campagna elettorale. L'ospedale di Sant'Elpidio a Mare ci dobbiamo convincere che deve essere. È un minuto. Inizio dicendo che non me ne voglia Zallocco, non me ne voglia Mezzanotte, non me ne voglia il presidente regionale Paolo Petrini. Voi avete letto 10 giorni fa sulla stampa che il vicepresidente regionale mi ha attaccato personalmente perché avevo esternato la questione dello spostamento dei servizi a Porto Sant'Elpidio. Ho colto sul segno, se no Paolo Petrini non mi rispondeva, perché mai risponde al giornale. Io ho due articoli di giornale prodotti dal Resto del Carlino dove
per quello giravo mezzanotte, e c'è scritto: se l'intento è riempire di strutture Porto Sant'Elpidio, mi opporrò in ogni modo. Questo è quello del venerdì 30 marzo. Ce n'è un altro che dice, è del primo di aprile, che dice: mezzanotte, mi opporrò al loro trasferimento a Porto Sant'Elpidio. Se Alessio De Renzi pone questi problemi, e questo è scritto sul giornale, significa che è la verità, l'ha scritto anche il sindaco mezzanotte. Poi adesso, se io ci faccio la campagna elettorale, lui non può pensare il contrario. Questo è quello che dico io. Bravo. Basta dire bugie, bisogna lottare per Sant'Elpidio a Mare, per ottenere i servizi, per... Calma, stiamo andando bene, 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 calma, calma. Fate un applauso a tutti i protestati, perché il nostro amore che ha vinto protesta, fate un applauso. Sì, non ho tanto da aggiungere, però volevo rimarcare l'accento su quello che dicevo prima. Siamo all'interno dell'ambito 20, quindi abbiamo i servizi, la presidenza è stata spostata a Porto Sant'Elpidio e si è detto di non fare campanilismo. Non lo facciamo, però i servizi che sono in questo territorio, ribadisco, se non buttiamo i piedi rischiamo che partano anche i servizi oltre che la presidenza. Ho citato la casa di riposo, posso citare... Sì, capofila, io ribadisco, il comune capofila è lì, ma facciamo in modo che questi servizi restino, perché altrimenti, ma questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti, altrimenti vedremo andare via la serra, dove abbiamo anche investito sulla struttura, il girasole, dove abbiamo anche investito e siamo andati a prendere finanziamenti, la casa di riposo l'ho citata, quindi tutto questo dobbiamo fare in modo che resta sempre più a mare per i nostri servizi. Grazie. Domanda, perfetto. Oh, guardate un po', è mezzanotte? Mezzanotte e 25. Si sta riscaldando adesso. Vogliamo ricominciare da capo? Per quanto riguarda le esternalizzazioni, volevo dire che sarebbe opportuno anche verificare la trasparenza e l'ottimizzazione, perché è giusto pensare che in questi servizi si possa nascondere qualche nodo da sciogliere, diciamo. Faccio presente soltanto che nel momento in cui ho ricoperto l'incarico di assessore, il finanziamento ricevuto di 500.000 euro non era necessario? No, ricevuto quest'anno. Sì, però noi avevamo ricevuto i 150.000 euro dalla Regione Marche per ristrutturare la casa di riposo, quando invece il progetto di ristrutturazione dell'ingegnere che aveva fatto il sopralluogo era di circa 4 milioni di euro, su un immobile che non è di proprietà comunale. Quindi queste le scelte che devono essere fatte dall'ASU per ridarci quei servizi che effettivamente oggi abbiamo, tra virgolette, sospesi. Successivamente, per finire l'assistenzialismo attivo e in assistenzialismo passivo, i contributi che vengono erogati, noi vorremmo far sì che chi prende, percepisce il contributo, eroghi alla città un servizio, che possa essere un servizio semplice, per ridare quella dignità e quel decoro alla persona che allo stesso tempo ha il contributo, ma allo stesso tempo dà un servizio alla città, che potrebbe essere per esempio tenere aperto un museo, tenere aperti i bagni pubblici che oggi abbiamo dovuto chiudere, cioè per far recuperare la dignità alla persona, per reintegrarla nel tessuto sociale che momentaneamente sta perdendo, e farli riappropriare quel senso di appartenenza anche al tessuto. Finisci. Allora, ha replicato tutti quanti, no? Giusto? Allora, andiamo all'ultima domanda. Siccome adesso le chiederò una colletta per me, fino a giù a mare. Allora, siccome è mancato un contendente alla contesa, rifacciamo il sorteggio per l'ultima domanda. Chi tocca tocca. Comunque la farà uno del movimento dell'OSI, Marco Meconi, giusto? Dando approfitto per Marco, così lo dico. Ho rifatto, dovete toccare al Sabatini. Ho rifatto il sorteggio è uscito Sabatini. Sabatini non c'è, è venuto, no? No, non c'è. Allora rifacciamo, continuiamo. Orsini. Salve a tutti, sono Marco Meconi, membro dell'OSI. Parleremo ora del governo del territorio. La domanda che andrò a fare ai candidati sindaci è stata pensata dal gruppo Urbanamente. Alla luce dell'attuale momento di contrazione delle risorse a disposizione degli enti locali, considerando anche la rivoluzione normativa in atto a livello regionale, che entro l'anno fornirà nuovi strumenti per il governo del territorio,
qual è la sua visione strategica da mettere in atto perché SEM diventi un soggetto dialogante su scala sovraterritoriale, tenendo anche conto dell'irreversibile litoralizzazione, e per litoralizzazione intendiamo l'attrazione inevitabile di socialità e di investimenti verso la costa. Io la posso interpretare a modo mio, perché non è facile. Io la posso interpretare un po' perché... Spiegalo un po' a tutti, perché io lo interpreto, però non so se fate rispondere. Cioè, in pratica chiediamo, in parole semplici, i servizi e le assistenze sociali e gli investimenti vengono in un certo senso dirottati verso la costa, a discapito dei paesi collinari e dell'entroterra come il nostro. Quindi qual è la vostra strategia appunto per creare proprio un dialogo con i paesi vicini affinché noi non diventiamo dei paesi di serie B rispetto a un porto Sant'Elpidio o Civitanova o Marche? Già è più facile, prego. Allora, urbanistica significa sviluppo del territorio, la legge regionale sta cambiando, quindi il piano regolatore che abbiamo, e alla fine citerò anche quello, è praticamente obsoleto. Il primo passaggio per riqualificare, per dare un'impronta politica allo sviluppo del territorio è quello di recuperare l'esistente, e non mi riferisco soltanto al centro storico ma anche ad altre strutture, e alla possibilità di rendere, di ingrandire i quartieri già esistenti, ovviamente con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista della viabilità. Così facendo riportiamo persone a Sant'Elpidio a Mare, aumentiamo la popolazione, quindi evitiamo questa discesa verso il mare che ovviamente ci preoccupa, automaticamente arrivano anche i servizi. Su questo voglio citare anche un aspetto, la differenza tra quartieri che vivono tutto il giorno e quartieri, tra virgolette, non deve essere un'offesa, dormitorio, dove magari si vive, però si va a lavorare da un'altra parte, si torna per pranzo, quindi abbiamo diverse opportunità di confronto su questo. Sant'Elpidio a Mare, abbiamo una zona come la Celeste, faccio l'esempio, dove ci sono i dottori, c'è il centro laboratorio analisi, c'è la farmacia, quindi un quartiere dove si arriva tutto il giorno e ha bisogno dei suoi spazi e del suo sviluppo, quindi lo sviluppo urbanistico deve passare anche attraverso quegli investimenti che devono essere fatti per creare parcheggio e una certa vivibilità. Al confronto faccio un altro esempio, Piazza Europa o Via della Costituzione sono quartieri dove attualmente non ci stanno questo tipo di servizi, quindi abbiamo un territorio totalmente diverso. Abbiamo situazioni tipo nella piazza di Cascinare, dove c'è una struttura, diversi privati, una situazione complicata, però anche lì bisogna attuare dei piani di recupero, perché ad oggi non è più possibile fare un piano regolatore come quello che sta terminando, che è obsoleto, dove c'è un'occupazione devastante del territorio ma che poi alla fine non ha dato i suoi frutti. E sull'urbanistica faccio una citazione, visto che settimana scorsa in Consiglio Comunale ho votato la variante al PRG della zona Branca d'Oro, della valle non figura nella delibera, quindi la variante in zona Branca d'Oro. Abbiamo votato favorevolmente per lo sviluppo di quella zona, però ho ritenuto che lo sviluppo urbanistico debba essere fatto non a due settimane alla fine della legislatura, ma all'inizio di una legislatura, per poter dare un taglio politico della crescita del territorio. Allora, è l'ultima domanda questa, è l'ultima risposta. È l'ultima risposta, poi può capitare una domandina finale, perché visto che ho presentato... No, più che altro perché incomincio a vedere le poltrone che si stanno... Poi una domandina spigolosa finale c'è, quindi restate. Restate, che c'è la sorpresa finale. Prego. Allora, per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, Sinistra Ecologia e Libertà e Platano Riccardo sono totalmente contrari al consumo del territorio, noi siamo per lo sviluppo del territorio zero, il consumo zero del territorio. Ovviamente vuol dire che di mantenere la percentuale di urbanizzazione che abbiamo, vuol dire eliminare le case che ci sono. Ovviamente. Pensiamo che il paesaggio sia una fonte, come ho detto già in un'altra domanda, perché mi sembra che questa domanda sia un po' un riepilogo di quello che abbiamo già detto prima. Comunque il territorio è un patrimonio inestimabile, un patrimonio che fa bene al fisico e alla mente. Dobbiamo tendere verso il
lo sviluppo del bene comune contro la logica del profitto dei pochi. Ecco, io vorrei che il patrimonio urbanistico chiaramente venisse rivitalizzato, riusato, ridonare loro magari una seconda vita, e perché come patrimonio culturale e come un luogo da cui trasuda cultura, insomma, ecco. E il territorio poi, quello ambientale, va curato, va monitorato, va custodito, questo per evitare le brutte inondazioni dell'anno scorso che ci hanno funestato con due vittime. E poi tutta questa manutenzione, tutto questo patrimonio viene anche a avere una ricaduta ovviamente anche economica, perché non è che a rimettere a posto, a riqualificare gli edifici, a metterci pannelli solari non venga poi, e il comune dovrebbe essere il primo a dimostrare questa sensibilità ambientale secondo come la nostra visione del mondo, diciamo. La nostra visione di gestione e sviluppo del territorio passa di pari passo innanzitutto con i mutamenti di quelli che sono le situazioni ambientali ed anche sociali. Allo stesso tempo, in questo momento l'eclissi dell'edilizia, che va di pari passo anche con lo sviluppo urbanistico, non ci permette di fare quelle scelte in maniera decisa e determinata con quelle che possono essere poi le leggi, che la legge regionale sull'urbanistica o i piani regolatori possono permetterci. Effettivamente noi dobbiamo valutare, innanzitutto per esempio l'apertura del casello autostradale in Porto Sant'Elpidio ci permette di fare delle scelte urbanistiche nel nuovo piano regolatore che andremo ad attuare, sempre in attuazione con il PTC della provincia, che sviluppino quell'area di Cretarola e di Luce, per esempio in un'attività in una zona urbanistica imprenditoriale, artigianale, quindi che diamo un'apertura alle attività produttive. Ma allo stesso tempo, e qui mi ricollego anche alle affermazioni del collega Platano, anche la nostra politica è quella dei volumi zero, anche la nostra politica è quella del recupero dei patrimoni esistenti, soprattutto nel centro storico, perché soltanto per un picchettamento, una messa in sicurezza dell'ex carcere abbiamo speso 50.000 euro, e poi sappiamo che gli eventi alluvionali oggi non ci permettono di tirare fuori queste risorse in maniera così sistematica. Quindi dobbiamo innanzitutto fare una politica preventiva urbanistica che ci permetta di recuperare il patrimonio immobiliare e poi darlo, per esempio, con una fondazione Cariferno molto sensibile a queste politiche, investire e ristrutturarlo per darlo alle giovani coppie, che questa è la nostra priorità essenziale. Lo sviluppo del territorio passa attraverso poi un'opera preventiva di informazione con la cittadinanza per capire quelle che sono e capirne quelle che sono anche le indicazioni che ci provengono dalla cittadinanza stessa in sviluppo. Per esempio, zona Viglio Cascinare ha una vocazione più verso la costa che ci permette di fare un tipo di politica verso i centri commerciali, i poli commerciali. Essere sensibili e captare quelle che possono essere le esigenze è una nostra priorità per capire insieme come sviluppare il nostro territorio e per evitare, poi non siamo lungimiranti, però dobbiamo evitare quegli errori che poi oggi si presentano e dobbiamo risolverlo, come quello della viabilità del quartiere Angeli della scuola Media Baci. Grazie. Il problema dello sviluppo del paese da questo punto urbanistico, da questo punto di vista, è importante, parlando di questo è importante sottolineare il fatto che il paese, come dicevamo prima, si è impoverito notevolmente. Gli industriali sono andati via, non sono più presenti nel territorio, e quindi l'intervento che noi dovremo fare è quello di tentare di riportare gli industriali a Sant'Elpidio, nel nostro territorio, naturalmente trovando la maniera di concordare con loro i loro piani di sviluppo, capire che cosa pensano di poter fare nell'ambito del nostro territorio e in funzione di questo orientare quello che potrebbe essere lo sviluppo urbanistico del paese.
Orsili diceva prima di quartieri che sono diventati quartieri dormitorio, ma perché? Perché le persone che abitano per esempio a Lucio o a Pedarola vanno a lavorare a Campiglione o a Fermo o a Monturano, quindi vivono la loro vita lavorativa fuori dal paese e ritornano a casa solamente a dormire. Questo significa che il paese non solo ha perso l'industria, perché l'industria invece di stare a Sant'Elpidio è andata a Monturano, ma ha perso anche le persone, ha perso anche l'economia, e questo è quello su cui noi dobbiamo lavorare per cercare di recuperare. Il valore delle nostre case è molto, sta perdendo sempre di più e si sta calando sempre di più rispetto ai paesi vicini, a Porto Sant'Elpidio, Porto Civitanova, Porto San Giorgio, e questo non è possibile. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, altrimenti domani ci troveremo a vedere che noi abbiamo investito nelle nostre case e il valore delle nostre case è zero rispetto a quello che abbiamo investito. Non è possibile. Quindi, per quanto riguarda l'urbanistica, completiamo i lavori che ci sono. Finito, mi stai perdendo? No, no, prego, scusa. Qualche volta, pardon. Completiamo. Ti faccio recuperare. Grazie. Un due secondi. Completiamo i lavori che sono in corso, dopodiché ci dedicheremo a nuovi lavori. La manutenzione ordinaria, perché è quella la cosa fondamentale che ci serve per evitare di spendere. Se noi non facciamo la manutenzione, i costi successivi di manutenzione straordinaria saranno enormi. Dobbiamo ragionare con i piedi per terra, stare in piedi e muoverci secondo questa direttiva. Dunque, in materia urbanistica io dico questo: innanzitutto c'è un piano di territoriale di coordinamento provinciale che impedisce di consumare altro territorio, quindi non ce ne dobbiamo preoccupare noi. C'è un piano territoriale che dice finché non si raggiunge il 67% dei volumi non ne puoi mettere altri, quindi va con sé che il piano già è fermo. Però l'urbanistica, quando uno parla di urbanistica sembra che si parli solamente di volumi, siccome l'urbanistica è lo studio del territorio, la sua pianificazione, io la guardo da un punto di vista al di là dei volumi di destinazioni delle aree, perché se prima in apertura quando facevo il discorso della valorizzazione del nostro territorio per intraprendere una economia diversa che fosse turistico-ricettiva per creare un'alternativa, l'urbanistica serve anche per questo, per creare in quelle aree delle destinazioni che siano capaci di fare attività turistico-ricettiva. Quindi un'urbanistica vista in questo senso, mettere in condizioni gli imprenditori o di poter eseguire delle opere che possono dare delle risposte in questo senso, o di riconvertire degli edifici che non sono più prestanti per quell'attività perché magari è andata in crisi e sono diventati delle strutture abbandonate e ricettacoli spesso, mettere in condizioni di farle diventare qualcosa di diverso. Dopodiché, non l'ho potuto dire prima, noi pensiamo ugualmente che vada recuperato il patrimonio esistente, non vogliamo aggiungere ulteriori volumi perché comunque sia in questo momento sarebbe pure da sciocchi prevedere cose del genere, però chiaramente per questioni che possono di un certo livello, come è stata questa decantata variante della valle, non ci sottrarremo a prendere delle decisioni per uno sviluppo del territorio, anche se c'è bisogno di aggiungere qualche volume, perché se sono destinazioni che possono fare la differenza in questo territorio, non penso che noi ci dovremmo sottrarre. Oh, questa volta si è rientrata nei termini. Allora, per quanto riguarda l'urbanistica, dovete sapere che la legge urbanistica è in evoluzione e quindi dobbiamo aspettare le decisioni che prenderanno, speriamo entro l'anno, la Regione Marche. Dovete sapere anche che a Sant'Elpidio a Mare è stato pianificato uno sviluppo per 27.000 abitanti, noi non siamo d'accordo, quindi vogliamo rivisitare e quindi togliere anche le previsioni fatte in passato all'interno del piano regolatore. Dico per fortuna che c'è il PTC, la norma di cui parlava prima Paride, che blocca
le speculazioni, diciamo, edilizie. Quindi non siamo per le speculazioni edilizie, non siamo per il consumo del territorio. Sul nostro programma elettorale c'è scritto consumo del territorio zero, anzi sotto zero. Noi diciamo che siamo a favore degli accordi pubblico-privati e quindi lo hanno citato tutti, la questione di Brancadoro. Quando si tratta di valorizzare il nostro territorio, come nel caso del progetto di Brancadoro, perché lì va detto che si vuole realizzare una casa di riposo dove il comune dovrà fare una convenzione, quindi lì dico sempre io dobbiamo battere i pugni per prendere il massimo dei posti in convenzione, poi bisogna realizzare un albergo a 5 stelle, realizzare una struttura sportiva come il campo sportivo completo di spogliatoi e tribuna, mi sembra altre strutture come campi da tennis, realizza la viabilità, strutture sportive, le cede al comune, valorizza il territorio, in questo caso sono anche d'accordo in una certa, insomma, in un consumo del territorio, ma nel caso della valle mi sembra che il territorio non viene consumato perché si cedono le aree, poi c'è una compensazione, quindi... No, io questo lo condivido, non condivido il modo con cui, cioè il modo quando è stato approvato e il metodo, questo non condividiamo noi, questo non si condivide. A 10 giorni dalle elezioni soprattutto c'era tempo per pianificare e programmare questo sviluppo a Brancadoro, credo. Basta. Allora, volete il minuto o un minuto volete consumare in un'altra domanda? Perché è l'ora tarda. Rispettiamo anche i cittadini. Vorrei fare una domanda di un minuto, è possibile? Va bene. No, ma facciamo vai. Questo e quell'altro. Vabbè, un minuto e un minuto. Poi facciamo una domanda da un minuto e senza replica. Una domanda spigolosissima, poi restate. Cito soltanto l'urbanistica per parlare di accordi con l'ERAP per l'edilizia popolare. L'intenzione nostra è quella di cambiare la destinazione urbanistica del Colle dei Cappuccini, è il luogo dove abbiamo vissuto la nostra infanzia. Ritengo che sia opportuno riportare nel Colle dei Cappuccini, comunque ridare fruibilità a tutti i cittadini e pidenzi di quella zona e trovare un'altra sistemazione per l'edilizia popolare e quindi aprire un discorso con l'ERAP, vedere quali possono essere le aree migliori integrate con l'attuale tessuto del territorio del PDS per poter riconvertire e ridare la possibilità ai cittadini di Sant'Elpidio a Mare che conoscono benissimo quell'area dei Colli dei Cappuccini e che l'hanno vissuto in passato di riviverla. Questo come sviluppo anche urbanistico di quel determinato settore, solo questa. Perfetto, il momento caro, se vuole un minuto, si può anche rinunciare al minuto, dopo lo passa anche magnanimo. Sì, io lo sono, io occuperò solo 20 secondi. Io volevo solo dire che la compensazione della variante Diego della Valle, siamo sicuri che per mantenere la cubatura non vada a discapito di qualche cittadino che magari aveva il diritto sul suo terreno? Ne possiamo parlare? Io vorrei soltanto evidenziare i piani di recupero, che quello è lo strumento urbanistico che oggi ci permette di riconvertire molte destinazioni fatiscenti o obsolete in strumenti urbanistici innovativi o migliorativi di quelli che sono le nostre esigenze sociali ed ambientali. Questo è importante, i piani di recupero per valorizzare quelli che sono degli immobili o delle situazioni che oggi non producono più ricchezza per la cittadinanza. Grazie. Io volevo isolare un attimo dal discorso dell'urbanistica precisa per dire una semplice indicazione. Nel 2012 a Sant'Elpidio a Mare ci sono ancora delle famiglie che non hanno l'acqua potabile. Questo credo che sia una cosa assolutamente inaccettabile. Prima di pensare ad altre cose, ma vogliamo fare questo che è la cosa essenziale? Volevo aggiungere sul discorso dell'urbanistica, perché penso che la domanda andava anche su questo, che a
al di là poi di una pianificazione che noi potremmo decidere per il territorio nostro, sarebbe pure importante, siccome confiniamo da una parte con Fermo, da una parte con Civitanova, da una parte con Montegranaro e Monturano e poi con Porto Sant'Elpidio, capire anche le dinamiche di quelle realtà, come si muovono e come si evolvono e quali sono le esigenze di questi altri comuni, perché non si può più prescindere una pianificazione di un territorio senza sapere quali sono le evoluzioni dell'altro, altrimenti rischieremo o di avere aree industriali che possono essere magari concentrate su una linea di confine o aree per servizi socio-assistenziali che possono essere su un'altra linea di confine, ce le troveremmo sparse sui territori che sono limitrofi tra loro e magari con una dispersione. Quindi va ragionato a livello sovraccomunale anche nella redazione dei... Però sì, si è capito prima che noi non siamo per il che siamo per il recupero dell'esistente e non siamo per il consumo del territorio. Fondamentale all'interno anche dell'urbanistica, cioè fondamentale, comprende anche nell'urbanistica il fotovoltaico. Noi diciamo questo, bisogna regolamentarlo, anche qui c'è una legge regionale in evoluzione. Siamo per il fotovoltaico sui tetti, non quello a terra, perché è stato rovinato il paesaggio in tutta la regione Marche. Voi percorrete da Ascoli a Pesaro Urbino, il paesaggio, le nostre colline sono state completamente rovinate, quindi noi abbiamo dei progetti riguardo a questo, uno si chiama Mille Tetti Fotovoltaici, l'altro vogliamo realizzare un laboratorio nella scuola Bacci, proprio per far capire ai più giovani l'importanza di queste energie alternative, abbiamo un progetto anche per i Camposanti. Siamo al termine. Allora, io vorrei invitare Valentina e Silvia, se è possibile, per l'ultima domanda, però prima di fare l'ultima domanda, come se fosse stati tutti voi a fargliela, vorrei ricordare quei modi che vanno dati i ragazzi all'OSI di poter depositare all'uscita. Allora, considerate, signori, che in questo momento ognuno di loro, al quale io vorrei che una volta voi aspiranti sindaci fate un applauso al pubblico che vi ha atteso fino a quest'ora. Non serve il contrario. Non ti sento! Allora, ognuno di questi signori che sono stati anche quelli prima vi fanno questa domanda. In un minuto, quindi cronometrare in un minuto, perché dovrei votarla? Sabatino, ci sto parlando qua. Inizia Valentini, in un minuto, Ok, vai. Allora, in un minuto. Prima di tutto perché io sono abito a Sant'Elpidio in piazza. E quindi come prima cosa direi sono disponibile continuamente per tutti quanti i cittadini, quindi questa è la prima cosa che per me è importante. Seconda cosa, io non ho nessun interesse economico da coprire perché sono in pensione, quindi non ho questi problemi. Non ho interessi politici, non sono stato mai candidato a nessun partito, non sono stato mai iscritto a nessun partito e non devo fare carriera politica. Amo il mio paese e vorrei che fosse quello che era una volta, naturalmente con i tempi moderni, non con i tempi antichi. Quindi queste per me sono le ragioni fondamentali che mi portano a dedicarmi al paese, a mettermi a disposizione del paese per migliorare. Io lo dico perché non abito in piazza, ma abito anch'io a Sant'Elpidio a Mare e quindi abito a Sant'Elpidio a Mare, poi voi potete dire quello che volete. E perché penso sul fatto, non sono pensionato per fortuna, però sono una persona onesta, l'interesse è quello dell'esperienza maturata di poterla portare avanti. Ho una passione e un progetto in mente che è quello che ho descritto nella fase iniziale,
C'è un percorso che abbiamo cominciato con questa amministrazione che secondo me va portato avanti e io spero che lo portino avanti anche gli altri, perché abbiamo parlato di diverse cose e poi sul turismo il tema mi sembra che era anche comune, quindi figuriamoci. Sulla virtuosità e sull'ambiente ugualmente erano temi comuni, quindi penso che potrebbe essere portato avanti. Però abbiamo cominciato, mi piacerebbe vederlo terminare e portarlo avanti. Dopodiché, perché mi dovete votare? Perché penso di avere le carte. Penso che abbiamo le carte in regola e la credibilità per poter apportare alla fine un progetto, in quanto il programma della scorsa legislatura è stato portato avanti. Una cosa perfetta. Io dico che dovete invece votare Alessio Terrenzi, perché per me politica significa servizio e non potere, perché dico che è ora di sostituire la politica della convenienza con la politica della necessità, e io ho fatto proprio questo, con i fatti, perché io mi sono dimesso da assessore, e questo difficilmente che qualcuno lascia la poltrona in Italia oggi, lo stiamo vedendo al governo nazionale, e perché sono uscito anche da un partito. La mia convenienza era rimanere lì, perché io mi candidavo, venivo eletto. Io invece ho fatto il contrario, perché non devo arrivare a Roma. Io ho fatto la politica per, voglio fare politica per la mia città, per valorizzare il mio territorio, per fare in modo che Sant'Elpidio a Mare si riprenda il ruolo da protagonista che gli spetta e che ha perso. Questo e non altro. La politica fatta per passione, con passione per i cittadini e con i cittadini, quindi partecipazione e trasparenza, ripeto. Meno di un minuto. Posso fare in piedi l'ultima? Prego, elettorali che ho affrontato non ho mai chiesto un voto, ho sempre detto quello che pensavo, ho chiesto sempre fiducia e fortunatamente i voti sono sempre arrivati. Questo perché significa che il messaggio è passato. Posso guardare negli occhi il cittadino, a testa alta il nostro slogan, riteniamo di avere delle idee, di conoscere i problemi e di avere anche le soluzioni. Non per tutti, perché sappiamo che sarebbe impossibile, però programmare, capire quali sono le esigenze, confrontarsi, questo è quello di cui ha bisogno oggi Sant'Elpidio a Mare. Far emergere il tessuto sociale, la cultura, il turismo, tutto di quello delle quali abbiamo parlato questa sera. Io questo l'ho captato, capisco che c'è anche un'energia positiva che arriva dai cittadini che vogliono esprimersi e vogliono aiutarci a cambiare volto a questa città. Chiediamo fiducia per poter cambiare e risollevare Sant'Elpidio a Mare. Grazie. Anch'io credo che per rispetto bisogna mettersi in piedi, bisogna alzarsi in piedi per chiedere il voto. Io mi sono appassionato alla politica, mi sono appassionato a Sant'Elpidio, voglio mettermi a disposizione, però voglio anche avere un progetto un pochettino più lungo, e cioè io credo che votare Sinistra Ecologia Libertà voglia dire anche dimostrare che la buona politica si può fare.